Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in live, momento che c'è l'audio qua che rientra. Come la va, belli? Vedo già che si chiacchiera parecchio, vedo una Neko, bellissima come stai, vedo uno Star, un Arclock, una Gretima, vedo Star, fammi vedere, vedo Panzi, buonasera, bellissimi, buonasera, ho comprato Starfield per sbaglio. Come hai fatto a comprare Starfield per sbaglio, Star? Comunque, buonasera, bello. Fammi vedere, come state? Come è andato questo inizio di settimana? Fammi recuperare un po'. Tutti i pianeti sono un vaso incredibile nulla. Tutti i pianeti sono un mondo piatto di Minecraft. A parte qualche volta con degli avamposti nemici che devi ripulire. L'unica cosa che puoi fare nel gioco è uccidere e andare da pianeta a pianeta all'infinito. Essenzialmente è Skyrim nello spazio, come si dice sempre. Era ora che portavi questo gioco. Oggi sì, si inizia Bioshock 2. Sono un sacco in hype, perché non so neanche dove si possa ricollegare effettivamente la roba. Sta per partire una pubblicità, ragazzi, io ve lo dico. Perché il fatto è che io so che appunto è a Rapture. E che siamo nei panni di un Big Daddy. Ok. Ma tecnicamente Rapture è finita. Cioè non ci sta Ryan, non ci sta Fontaine, o ci sta un'altra persona da quel gruppo dei menti geniali che avevamo letto che prende il controllo. Però rimane sempre il plot poi quale sarà. Quindi sono curioso. Quando ho comprato la collection di Metal Gear mi sono dimenticato. Ah, stava lì, furtivo. Poi ti sei visto quel meno 50 sulla carta e hai fatto. Porca madonna. È successo questo qui. Intanto fatemi aprire tutte cose. Fatemi aprire tutte cose. Oggi sono un piccolo catorcino, ragazzi. In realtà no, più del solito no. Però non ho la voce. Non ho assolutamente la voce. Sta arrivando l'autunno, i venti, le piogge. E quindi il mal di gola. Ritorno al mordere il pezzo di cuoio che uso quando non devo spoilerare. Comunque, almeno con Skyrim, se spoilerovi delle cose, in Starfield non trovi. Ma perché Starfield, purtroppo, Star? A parte che ho visto delle. Adesso iniziamo. Ma io ho visto tantissime persone che l'hanno giustificato dicendo: vabbè, ma perché è il modo di fare di Bethesda? E quindi? Cioè, scusa, se il modo di fare di una persona è di merda, lo giustifichiamo? Nel senso, la cosa che puntano a fare con Starfield è come con ogni Skyrim, con ogni Fallout e compagnia, lo modderanno come la merda gigante, i modder perché ci vanno a ruota, perché in open source. E compagnia e camperà per quello. Camperà come Skyrim e Skyrim perché è Skyrim nello spazio. Che se potrà modda fino al buio del culo. Prenderanno sicuramente la mod di Skyrim per il co-op. La implementeranno su Starfield. Camperà così quel gioco. Ma purtroppo è come va avanti tutto quanto. In teoria pure il craft delle navicelle è fatto. No, quella parte l'ho vista. È molto. Ma il fatto è che Starfield ce l'ha delle robe fighe. Ho visto la creazione delle basi. Hanno creato non si sa quante astronavi dei vari film di fantascienza e compagnia. Cioè, ce l'ha i suoi punti positivi, perché ovviamente non è che tutto è merda e merda, ragazzi. Non è così la cosa. Però diciamo che con tutto l'hype che avevano dato inizialmente del. Pianeti infiniti, milioni e milioni. E poi hanno fatto no, di quei che ne so, 10 milioni ne potete esplorare 2000. Di quei 2000, 1000. Diciamo che come al solito si tende molte volte a cagare fuori dal vasino. Cioè, perché fanno come No Man's Sky, no? Cioè, No Man's Sky è la prima volta che è uscito. Adesso No Man's Sky è diventato un gioco della Madonna perché è finito, l'hanno patchato e hanno fatto 18.000 cose su. Però No Man's Sky, la prima volta che ne parlarono. Continuavano a caricare, a caricare, a caricare. Poi è uscito e era un cagato a fischio. Poi per carità l'hanno fissato, ma questa è una roba che a me onestamente dà il cazzo. Perché l'ho sentito veramente fin troppe giustificazioni a riguardo del dagli 2-3 anni e sarà un gioco completo e l'avranno fissato. Ma che cazzo vuol dire? Oh. Ma che cazzo di modo da pensare è? E poi rompete i coglioni su Baldur's Gate perché ci stanno tre bug. Ho visto dei TikTok di una persona, ma non mi ricordo il nick, che era bravissimo, che parla del medium e compagnia. Sotto un commento, perché c'era un bug nel video. Questo è il gioco che deve vincere il Game of the Year. Per un bug? Cioè, dite ste cose e poi rompete i coglioni per un bug. No, ma infatti trattieniti, Star. Trattieniti che non scappa tanto. Buonasera Lilith, come stai bella? Benvenuta, benvenuta. Ma intanto fatemi basta parlare di Starfield. Stasera dobbiamo andarci a buttare in fondo al mar.
Dov'è BioShock 2 Remastered? Buonasera Sandro, bello, come stai? Stasera si comincia BioShock. Non vedo l'ora. Mi tremano le mani, mi fremono. Voglio metterci le zampine. Dalle stelle ai fondali, come si suol dire. Sì, ovviamente. Con i cavalli anche. Dobbiamo vedere come reagisce a questo gioco. Ma io sono molto, molto incuriosito. Anche perché dopo il primo che mi ha formato. Quanto ci vuole per aprirsi? Dopo il primo che mi ha formato un po' mentalmente, capisci un attimo il modus operandi di questi giochi? Quindi magari puoi un attimo più serpeggiare. Oggi non gioco nemmeno 100% su di te, grazie, Star. Buonasera, Daimos. Come stai? Bello, benvenuto. E buonasera anche a Jorak. Cosa stai aprendo? BioShock devi aprire. Il bro serpeggia. Sono come la criminalità. Eccolo qui, c'ha sempre sto launcher unico che non ho capito onestamente. Perché fare sti cazzo della Dio dell'audio delle città e anche della Madonnina. Bono, mi ha spaccati i timpani perché è la prima volta che lo vio. Allora, dato non ho, raga, io sono, la mia bocca è secca tutta, cioè fino a qua. Cioè l'inferno. Allora, si è bloccato sul logo della 2K. Ah, perché giustamente essendo gioco vecchio, quando tu fai le cose. Lo so che bro bevi, ma perché c'ho il reflusso, ragazzi. Non è perché non bevo, è perché c'ho il reflusso. Oh, aspetti che qualcuno lo riscatta. Jorak, un bevi. Grazie, bello. Tutto bene, grazie. E a tornare a Bethesda è bravissimo, non scrive la lore, ma il resto, beh, io amo Skyrim, però da 12 anni. Però a 12 anni hai dei bug che manco Cyberpunk, lo so. Ma ne stavamo parlando, d'altro alla nostra Jorak, ne stavamo parlando proprio poco fa, ho visto la gente che lo giustificava dicendo, ma perché questo è il modus operandi Bethesda. Ma che cazzo dite? Ma che cosa vi siete frullati? Sono più bravi sulla carta che nell'effettivo. Ma allora, diamo il via alla sigla. Aspettate, speriamo che prenda i giochi e tutte cose, perché Streamlabs è bellissimo. Sigla! Con ogni azione cambiamo il mondo. Un uomo scelse una città libera da Dio e dalla legge, ma altri scelsero la corruzione e così la città cadde. Se il mondo fosse rinato a tua immagine, sarebbe stato paradiso o inferno? Ma tanto ci ho fatto caso adesso, perché ci sta una striscia di merda sopra? Che cos'era quella striscia del cazzo sopra nel. No, c'è anche una striscia sotto. Che cazzo sta succedendo? Gioco vecchio, come al solito, Boni. Scusate, ma perché l'ha fatto partire in una risoluzione di merda che non so io? L'ha fatto partire in 1904 per 1041. Cioè, quanto specifico sia. Hai visto, Nico? Questa mi è piaciuta perché è stata rapida e indolore, ma ci stava nel mood. 1904. Ma infatti non lo so, penso sia qualche bug. Non c'è audio assoluto. Allora, fatemi un attimo. Madonna mia, quanto. Boh, piano. Allora, fammi vedere. Campo visivo, modalità finestra. Allora, io posso dire una cosa. Bellissima esteticamente, ma il font. Il font è una merda. Mi dispiace, perché è fatto per i vecchi monitor che andavano in 720p che so tic. Però veramente si vede. No, lo dico. Lo dico, mantieni proporzioni di interfaccia, credo di sì, dimensione cursore, filtro. Ah, non ci sono settaggi grafici. Esatto, in realtà era qualche piano, Jorak. Allora, voglio. Abbassiamo gli effetti ed alziamo i dialoghi. Così dovremmo eliminare. Arlo, che mi dispiace. Così dovremmo poter sentire le robe. Buonasera, pasta col sugo. Come stai, bello? Da quanto? Nuova partita! Cazzo. Sei nuovo, gli spara tutto. Medio, hai giocato. Difficile. Andiamo di medio. Mo' sistemiamo audio, non audio. E cazzi e mazzi vari. Buonasera, Dav. Come stai, bello? Benvenuto. Qui tutto bene, si inizia BioShock. Spazio per continuare, finalmente.
crashato il gioco. Ok. 1958. Un anno prima dell'esplosione di tutto, eh? Sì, siamo un Big Daddy. Queste potevate rimasterizzarle, però, Dio Cristo. Questa cosa non l'hanno mai fatta vedere, si bevono proprio l'Adam. Io pensavo lo riportassero a casa. Raga, sta andando a 30 sta cosa comunque. Tanto bello che sono ancora tutti normali, perché è un anno prima della catastrofe. Figata come cosa. Questa è unica. Più pericoloso. Questa non è tua figlia. Lo capisci? Il suo nome è Eleanor ed è mia figlia. Ora in ginocchio, per favore. Togliti il casco. Come togliti il casco? Molto bene, prendi la pistola. Puntatela alla testa. Ma infatti, perché io poi mi sono andato a informare riguardo al primo, Mi sa che questo era uno dei primi. Beh, giustamente nel 58 era uno dei primi Daddy. 10 anni dopo. Ok, quindi post casino a Rapture. Quindi noi ce ne siamo già andati con Jack e tutto quanto. Bellissima la cutscene, comunque. Riesci a sentirmi? Il tuo segnale è molto debole. È la Tenenbaum. Quindi davvero poi è rimasta. Bello il riflesso per farti capire che sei. Madò. Aspetta. Perché ogni tanto ci stanno i sottotitoli e ogni tanto no? Descrizione oggetti sì, eccoli qua. Oggetti luccicanti, evidenze di oggetti utilizzabili. Disabilita la camera. Possiamo usare anche qua la telecamera della. È la camera della vita. Però bellissima sta cazzo iniziale perché è una figata. Cioè ti dà una quantità di dettagli bellissima perché ti fa capire che tu sei uno dei primi daddy. Quindi sei uno di quei daddy che mi pare si potevano collegare soltanto a una bambina alla volta. Quindi per quello noi cercavamo quella. Perché lui si poteva collegare a una bambina. Cioè, i daddy se potevano collegare a una bambina. Però perché. Cioè, è lo stesso o è per farti capire qualcosa?
No, perché dopo che ho finito il primo Arlock, mi sono andato a spizzare i documenti, le cose di cui si parlava nel primo. E dopo che, diciamo, dopo la prima onda di Daddy, gli hanno fatto dei cambiamenti. Perché giustamente sta a fa un colossone gigante, armato fino a tutti i denti. Per una bambina era un po' uno spreco. Quindi l'hanno modificati. E bene o male se ne gestiscono un po'. Però, boh, vediamo. È molto figa come roba, Neko. Sento una bambina. Ma c'ho le cuffie. No, ok. Oh, siamo usciti da una camera della vita. Perché? Detta così mi fa pensare che l'hanno attaccato, hanno l'attacco USB. Ma tanto quanto gira veloce la visuale. Allora, ragazzi, adesso partirà tutta quella roba di cambiare un po' la roba. Quindi mettiamo 1.5 magari. E volevo dire qualcosa, ma me lo sono dimenticato. Madonna! Fallen is Babylon. Esatto, cioè le camere della vita poteva usarle soltanto Ryan. Quindi noi come cazzo siamo usciti da lì? No, no, sia mai pasta. Ma andiamo, giustamente, con la trivella. Ah, c'abbiamo il carburante in basso a sinistra. Poi adesso, quindi, noi in 10 anni siamo post Jack, post Ryan, post coso, pure il pelatone Fontaine, dopo Dav. Madò. Graficamente è migliorato, belli. Vabbè, che è una remaster, eh. Ok. Ah, no, rinnoverò appena torno a casa. Scusa, non avevo letto, davvero, sono un rincoglionito. Va bene. Allora, io me lo sto giocando a 120, è molto bellino. Comunque, grazie per il pensiero, Dav. A meno che adesso non abbia cambiato gestione. No, perché il primo tecnicamente si è dato in qualsiasi caso, Lilith. Hanno cambiato gestione, mi sa. Cioè, adesso la città la comanda qualcun altro. E tecnicamente le camere della vita vanno in base a quella persona. E quindi magari ci ha riportato in vita? Hai scelto BioShock 2, come hai potuto tradirmi? Perché bisogna giocarli tutti, Franco. Lich TV? Io pensavo fossi Lich TV. E io sono tutto. Tutto e niente. Ok, qua si sfonda. Maronghe. Continua a essere un po' troppo veloce la visuale, però poi la cambio. Sì, è decisamente troppo veloce la visuale, raga. Io muovo tanto così e voi vedete vuoto dall'altra parte del creato va la visuale. Mettiamola 1. Che troia. Devo tener conto di... Cazzo era quella cosa? Era tipo un Daddy magro. Ma io sono armato. Scusa, sono armato soltanto di trivella. Io non ci voglio andare. Liposuzione per il Dead. Che tanto figata che hanno cambiato, che adesso non ti chiama più Mister Bolla, ma ti chiama Paparino. Tieni premuto per i suggerimenti, addirittura. Ciccio Daddy 89. Oh, i primi! Vediamo come si sente l'audio. Vabbè. Regola numero uno. Ora siete in fondo all'oceano. Se sentite gocciolare sulla vostra testolina, siete licenziati. Regola numero due. Potete riavviare un generatore spento con una scarica diretta. Ma prima fate uscire tutti dalla piscina. I ricconi si spaventano a vedere lavoratori morti che scagliano saette in giro. Mi seguite? Questo tecnicamente, Dav, io sto ipotizzando fosse post primo totalmente proprio. Ma abbiamo anche qua la mappa? Sì. Non si può zoomare. Ci sono le sorelline, i condotti. Adam, stazione della salute. Va bene. Ma lo sapete che mi sa che sti problemi in realtà? Vediamo se riesco a farlo. Per la prossima live lo cambio. È perché lo sto giocando a 120.
Ella. Che succede stasera? 7 cadaveri. Muori. No! No, 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 Jorak. Era un attimo, stava dietro l'angolo. Oh, lì giù c'è subito una roba per l'Adam. Per i? Per i poteri, li chiamerò così. Qua ci sta una password. 1540, ricordatevi. Però madonna, che bello, si possiamo usare la trivella. Che figata. Plasmid. Con control per curarsi. Beh, una trivella nel petto, Lilith. La serratura? C'era una serratura? Ah! Oh, non l'avevo vista, Arlok! 1540. Arca troia! Ah, ma ci stava anche scritto, ma vaffanculo! Salve lei, Era una sa... Ah, è morta dentro la sauna, poverina! Carburante per trivella. Mio marito è davvero un idiota. Spende fino all'ultimo centesimo in tonici genetici per sfoggiare un fisico invidiabile. Andy pareva. Solo per poter passare poi tutto il giorno ad ascoltare la radio senza senso di colpa. Stephen, distributore di Eve. Se vuoi tenerti in forma, vieni a farti qualche vasca con me alla vecchia maniera. Se no è la mente ad atrofizzarsi. Forse mi conviene introdurre di nascosto nella sua dieta un po' di stimolatori cerebrali. Però belli, questi mi sembrano personaggi comuni, non protagonisti. Quindi ci saranno anche più audio proprio di persone che abitavano a Rapture. Questo che cos'è? I distributori furono installati in determinati punti di Rapture per aiutare a svolgere i compiti più comuni. Ognuno mette a disposizione un solo tipo di strumento. Grazie a... Ah, ok, hanno aggiunto come stazioni di cura le stazioni per Liv. Lamb is watching. È la signorina della cazzo iniziale. Ma che è questa? Porca puttana, mi pare di averla già vista da qualche cazzo di parte. Tanto la farfalla. Non è una delle stronzi. Una degli stronzi che sta nel quadro. Io mi ricordo in Bioshock 1 c'era un quadro con le menti dei più geniali, insomma i tizi, i VIP che aveva portato Ryan. Non c'era pure sta biondina con gli occhiali? Non sto chiedendo spoiler alla chat, è che mi ricordo sta testolina qui bionda di merda. Eccola! Questo, esatto! Minchia, ma... che è? Quanto peso? Madonna, senti che pesante. Padre. Calmissimo. Spezzo le tibie. È la bambina dell'inizio. Da Eleonora. Purtroppo ieri, per chi c'è stato e per chi non c'è stato, per fare un po' di spiegazione, era letteralmente caduta una pigna sulla centralina. La connessione mi è tornata oggi pomeriggio, tipo verso le 5, le 4, mo non mi ricordo. Era letteralmente caduta una pigna sopra la centralina. Ributtiamoci in mezzo, per chi sta comunque nella past broadcast, sono successi dei casini, come avrete appena sentito, e quindi ho cambiato maglietta nella seconda parte della live. Mio marito è davvero un idiota. Dio dell'audio. L'ultimo centesimo. Quanto alto. Per sfoggiare un fisico invidiabile. Bono. Poi tutto aspetta. Ascoltare la radio senza senso. Fammi fissare. Stephen, gli dico. Ormai sì, Kyle. Per distruggerci faranno di tutto. Comunque buonasera, bello. Non so allora, Sans. Ma non lo so. Comunque, eccoci qua. Noi eravamo crashati, mi pare, proprio tipo laggiù. Una roba del genere. Ari, eccoci qui. Fottiamo tutto quanto. Che tra l'altro Lamb is watching. Benissimo, che comunque in 10 anni cambia un sacco di roba, se uno ci pensa, eh. Cioè, uno... non ci fa caso, ma sono passati 10 anni. Cioè, 10 anni sono tanti, raga. Sono tanti, cazzarola.
Io purtroppo non ho giocato neanche l'originale Sans, quindi ti posso dire, è bello graficamente, mi sembra figo, ma quel genere di giochi non l'ho mai provati. Qui ci sono delle robe. Carburante. Va bene. Padre. Ecco, noi mi pare che eravamo crashati proprio qui. E tra l'altro, la cosa bella, da Eleonora. Cioè, questo è un regalo che ci ha fatto Eleonora. Però non so se era questo. Non credo. Che poi non è Eleonora, è Eleonor. Però vabbè. Bella la cosa che adesso proprio caccia la siringa per prendere il liquido dentro. Stai parlando di Armored Core, Star. Papi ha dormito così tanto. E sei mancato, Eleanor. Trovala e starete tutti meglio. Papi! Cosa cazzo era quello? Ci sono foto di una bambina. Che cos'era? Era tipo un Big Daddy magro e alto. Era un... Don Simone. Tu non hai visto... Era un cazzo di Big Daddy magro e alto. Ma io non vorrei che... Che tra l'altro... No, però era una bambina pure quella. Va bene, volevo vedere se c'era... infatti c'è altra roba di qui. Treatment room, treatment room. Va bene. Bello arrosticino. Sigarette, porca puttana, adesso ricomincio a fumare per sbaglio le sigarette, Dio Cristo. Qua ci sta qualcosa di utile. Mamma mia. È veramente una figata, Kyle, perché sei molto più tankerino. È molto molto bello. Si è sistemato? Sono contento, Sans. Sono contento. Stavo dicendo, non vorrei che Eleonor riesca a fare le cose tramite le bambine. Cioè, perché quella ci ha parlato di quella ragazzina del cazzo? E c'era il regalo, che tra l'altro bellissimo. Come nell'originale le bambine ci portavano i doni, i regali. Se lei entra dentro la bambina, la bambina lo porta a noi il regalo. Però, boh, per adesso sappiamo veramente un cazzo. Sappiamo veramente un cazzo. Però diciamo che avere una base da parte del primo è una figata, perché ti fa un attimo capire, mettere meglio nel mood. Non lo so, sono curioso. Quindi col destro, come nell'originale. Cioè, hai proprio una mentalità nell'affrontare il secondo che è totalmente differente. E tra l'altro non devo per forza farla, c'ho il melee anche. Posso dare anche soltanto un colpo di melee. Che è? Buongiorno. Come nell'origine... Madonna, si ritorna a menare le mani, sì! Che figata, oddio Cristo. Posso riavviare anche il generatore? Come nel primo l'hai detto, Harlock. Peraltro, datemi, guardate che qui c'è della roba. Finalmente un segnale. Tu, che stai riportando in vita questa città morta, ascolta, il mio nome è Tenenbaum. So chi sei e ho un gran bisogno del tuo aiuto. Ti prego, raggiungimi alla stazione Atlantic Express. Ma perché lei è rimasta per altri 10 anni qua, tra l'altro? Cioè, aspetta, altri 10 anni no, perché noi eravamo dei 10 anni prima, però è rimasta qua per un altro sbrego di anni. Tecnicamente. C'è un altro daddy laggiù. No, no, aspetta, voglio esplorare. Si ricomincia, ragazzi. Qui sotto c'è qualcosa di interessante. No, vabbè, sicuramente sì, ce lo dice. Cioè, meno male. Questa è una cosa che infatti ho apprezzato molto
di Bioshock, che non c'ha tutte quelle cose, quei cazzapippoli che te nasconde la roba perché deve nasconderti, cioè nel senso te lo fa capire, ti dà le robe da sentire, ti dà la roba. Può essere, magari vuole trovare un modo per curarle. O voleva trovare il cadavere di Silvio. Pubblicità a calcio, più latte. Più latte del latte. Che cazzo vuol dire? Va bene. Vabbè, ma voi non dovreste attaccarmi, siamo alleati, no? Che tra l'altro, se noi siamo veramente uno della prima generazione, noi siamo molto differenti anche fisicamente da un altro Daddy. Siamo molto, molto differenti. Ce l'ho qua una torcia. Anco per il cazzo. Carburante a mia figlia. A mia figlia Eleanor. Registrazione. Presto nascerai e Rapture sarà la tua casa. Verrai cresciuta come me. Il doppio per dell'attosio. è calcio liquido. È solo calcio. In questa città, quella è un'eresia. Un'aberrazione del più naturale egoismo. La tua infanzia qui sarà difficile. Ma il prezzo della rivoluzione è sempre caro, Eleanor. Se saremo pazienti con lei, Rapture sarà nostra. Questa è un'altra schizzata, però è una cosa che se la ripropongono per dare un altro mood totalmente a Rapture è una figata, Cioè, perché è proprio quello secondo me il bello che ti vogliono far capire, che quando era in mano a Ryan era una roba, quando doveva essere forse in mano a quell'altro, a Fontaine, era un'altra, adesso che è in mano a lei è un'altra cosa ancora. Cioè, penso sia quello il mood che vogliono l'eternità è calda. Tacci tua, che infarto! Vai a cagare dell'audio. Eh sì, perché sono i loro protettori, Neko. Sono settimane che non assaggio un goccio. Vabbè, qua il tutorial degli effetti e cazzi e mazzi vari. Sofia Lem, con un messaggio audio. Per il popolo. Ricordate, finalmente potreste sentire molto meglio i dialoghi. Pensate a me non come a un capo, ma come alla madre della famiglia di Raptor. Fine, vabbè. Tocca capirla allora anche lei. Tocca capire dove va di mood. Sono tornata a Raptor dopo tanti anni. Ok. Le sorelline che avevo salvato sono cresciute e ormai non pensano più a me. E considerato ciò che avevo fatto loro, è una grande gioia. Ma ora, lungo le coste di tutto il mondo, le bambine spariscono, rapite. Così sono tornata, temendo ciò che in realtà già so. Qualcuno sta creando altre sorelline, sta riprendendo il mio lavoro, i miei peccati, anche a costo della vita. Devo fermarlo. Ok, ecco perché è tornata. Vabbè, sarà la Lamb. In bocca al lupo, Fiorella. Anche se in realtà Bioshock è molto leggero anche da recuperarsi in tutte le robe e cazzi e mazzi vari. Ci sta roba molto, molto più pesante. Soldi. Altra roba da rubare. Io passo ovviamente da qui. Don Leopoldo colpisce ancora. Salve! Oh, la nostra prima... Ah, usiamo un'arma di una Rosy. Di un Rosy. Non so se è una femminile o maschile, però dettagli. Spara chiodi. Stay. Ciao, ba. No, non è Ubaldi questo, è... Oh, sì. No, è quello di... Come si chiama? Dio Cristo, è quello che fa anche Patrick Stella. So che vi ho appena fatto prendere un però sì, è quello che fa anche Pratic Stella. Comunque quest'arma spara veramente il cazzo di niente. Nel primo, se mi prendeva con un cazzo di chiodo, mi faceva esplodere. Qui gli faccio un cazzo con Control. Che cazzo di tasto è Control, Dio Cristo? Che tasto è? Dobbiamo andare di là. Qua come si cambia gli equipaggiamenti? Sì, c'è un tastino... Tab. Shift. Shift si fa il melee. E Control. Alt. R, T, W. No, W si va avanti. N, M. M è la mappa. C'è... Sorellina? Ah no, è di là la sorellina. Eh sì, perché c'ha il coso sul polso. Infatti era un dettaglio fighissimo che rispetto a Jack lui se l'è impiantato. Usa i numeri... Ho capito!
Ah, minchia, ma è là sopra! Quanto piccolo! Minchia, non l'avevo notato! No, non è alta F4. La chiamavano Rapture, Akkoi. Dialoghi su dialoghi. Mark Meltzer. Ed eccola qua. Esiste realmente Rapture. Qui è dove quella cosa ha portato mia... la mia povera bambina. Da quanto ho visto dal sottomarino... Ah, quella che abbiamo visto! ...in rovina. Ma c'era qualche luce qua e là. E ombre che si muovono. Ah, sto vaneggiando. Credo sia la paura. Però, okay, se riuscirò a trovare questa dottoressa Lamb, che sento nominare spesso, forse troverò Cindy. Ok, minchia, addirittura una persona normale che ha trovato Rapture. Così facilmente. Sì, ce l'ha detto la Tenenbaum, che le cominciano a riprendere o prendono le bambine per ritrasformarle. E mi sa che la cosa che l'ha presa è stata proprio... Questa è una batisfera, tra l'altro. E la cosa che l'ha presa mi sa che è quella roba che abbiamo visto. Però non mi... Cioè, o è un nuovo tipo di Daddy... Però perché passare dal tankerino che te carica a testa bassa a una roba alta e agile? Forse perché appunto deve rubarsele. Ciao! Oh, abbiamo la torcia, Bonnie! Ciao. Sei una... Ma to... ma così, ma che cazzo? Ciao! Oro. Minchia, sei dura. Minchia, sei dura. Buona. Beh, io là vedo che non hai la vita, in teoria. Madonna, ma che bella, quanto è agile. Sono le bambine cresciute. Qui è la dottoressa Sofia Lenn. Sono le sorelline cresciute, perché è una cosa che la dissi pure nel primo. Ma quando crescono ste bambine di merda? Se sei magari normale, diventi una cristiana. Se sei ancora infusa con l'Adam, diventi quelle robe. Smash. No, no, ma è ben dubbiamente Smash. Però che bella. È molto più agile e era fatta per non essere battuta perché è stata shottata da qualcosa. Se devi rapire qualcuno, mandi il Rogue Stealth con agilità e non il barbaro, giustamente. Però... figata. Sono sicuramente... Questa quindi non è un Big Daddy, è una Big Sister, è una sorellona. Per me questa sarà la sorellona adesso, ciao! Ma si è quindi rubata anche la bambina, mi stai dicendo? Perché ho visto che è scappata via, se l'è messa dentro la valigia. Fa tipo veramente Baldur's Gate che potete mettere la roba nell'inventario. Continuo a dire che ha sparaghiodi, però fa veramente cacare. Forse hanno anche proprio abbassato il danno per renderlo un pelino più sfida rispetto al primo. Può essere. Oh, c'abbiamo il melee anche con l'arma, figata. È un rumeno, mi stai dicendo, Kyle. Maronghe. Parachiodi. Robettinghi. Ci fottiamo tutto. Eh sì, è molto triste come cosa se è veramente una sorellina. Oh, Ryan! Diana ha insistito affinché passassimo un fine settimana all'Adonis. E già sento di aver bisogno di una tregua dalla vacanza. Dato c'era la camera della vita. E quando ritiene che sei abbastanza pippa. Riproverarmi perché lavoro, le sue parole si dissolvono in un interminabile velato animale. E io che fondai Rapture per essere libero dalle leggi e da Dio. Per vivere tra coloro per i quali il vero guadagno è il lavoro. Eppure, quando Diana accenna al fatto di essere la madre di mio figlio, mi viene concessa una pausa. Finora non ho mai preso in considerazione l'idea dei successori. Forse con il nuovo anno. Ok, che questo tra l'altro è pre-casino. Davidino Desert, grazie mille per il follow, benvenuto in taverna.
Sono contento, Sans. Buon divertimento. Bravi, bravi. Così si cresce piano piano. Però ok, questi audio te li mettono per farti capire, perché c'era Ryan che era con quel suo mood, Fontaine che era quello menefreghista che voleva vendere la roba, e chissà lei dove la vuole portare Rapture. Benvenuto anche per la prima volta. Porca puttana, però fa... Metti ansia, brutta stronza. Sei troppo agile per i miei gusti. Metti fottutamente ansia. Ho preso un'aspirina così al volo. In America, tanto. Cazzo gli frega. Ciao, eh. Stai calmissima. Rinasceremo nel freddo ventre dell'oceano. No, ventre no, quello womb si chiama... Vabbè, che può, si può tradurre anche ventre, effettivamente. Ingresso di tutto alle donne ogni settimana. Molto flessibile, interessante. Madò. Maronna, però che belli. Questa non è per niente un'arena. Non mi abituerò mai a... Io caro, mi devo riabituare ai tasti. Ma sei una puttana! Ma no! Ma tu corri! Che cazzo vai piano? Ma vero, ci abbiamo... Mi ero dimenticato che siamo un palombaro. Oh, ma che figata! Ero completamente dimenticato, ragazzi. Sono stupido, Harlock. Figata. Ecco, speriamo che non ci stanno i livelli sott'acqua, perché sennò è la fine. Anche perché se io vado lento, quella stronza col cazzo che va lento in acqua. Gnie! Con quello scafandro neanche l'oceano può farti del male. E questo è un bene. Ma Rapture ha visto la morte di molti grandi uomini. Da solo non sopravvivrai a lungo. Puoi ancora raggiungere la stazione. Mi troverai lì. Ma scusa, ma perché sti sottotitoli? Meglio che l'hanno fatti così, però Dio Cristo. Sì, adesso mi arriva uno squalo in bocca. Spazio per saltare. Sott'acqua? Sott'acqua e saltare? Gnom, sicuramente ci stanno... Ma anche pure con i nemici subacquei. Oh, lì c'è un daddy con una bambina. Proteggila, mi raccomando. Fratello! Che cazzo stai affrontando? Ah, bravissimo. Bravissimo, fratello. Qui che cazzo ci sta? Carburante. Per? Vabbè, ho capito. Ha piazzato una torretta. Vabbè, andiamo. Sì, ma tanto è Bioshock. Sparano le saette dal culo, Sans. Oh, porca puttana, c'è uno squalo davvero. Non mi attacca. Ma devo essere disarmato o è un bug? Salve. Un rivetto. Che infatti non spara chiodi, spara quei cazzo di bulloni particolari che mo non mi ricordo. Forse chiamano rivetto. O rivetti. Maronne, che bello, però. Minchia, col fatto che adesso puoi essere anche un palombaro, quindi puoi sfruttare anche il fuori, i corridoi e le stanze di Rapture. Figo come cosa. Benvenuto, Vale. Sono contento. Sono contento. Molto molto bello, sì. Che tra l'altro questa è una roba che apprezzo tantissimo di sto team, perché hanno sempre cercato di fare... Perché poi il prossimo è nel cielo, che è da un'altra parte totalmente. Bravi, bravi, bravi. Ah, quindi scusa, ci sono... Eccola. Ah, ma vai lenta. Ecco, però lei, rispetto a noi, sa nuotare. Sì, però c'erano proprio degli accessi... subacquei. Ryan ormai veramente tipo Stark, cioè i soldi che gli escono dal culo. Ah, perché poi c'avevano le stabe, queste mi sa che erano per i daddy e basta. Cioè, anche perché un umano che cazzo deve andare a fare in mezzo all'acqua.
Non lo so, Fiorella, perché Daddy è a casa, rientrato dalle rovine di Rapture. Perché loro dovrebbero essere sottoposti a tutti interventi, cazzi e mazzi vari, per potenziarli, condizionarli e compagnia. Poi tutto lascia un po' lo spazio. Sì, esatto, perché l'abbiamo visti proprio nel primo che si mettevano a riparare la roba. Magari inizialmente ci stavano le persone, hanno visto che non erano efficaci sotto l'acqua dell'oceano e quindi hanno messo i Daddy. Lei, sì sì, lei è leggermente un pelo più leggera, però non gliene frega un cazzo. Ah, è vero che devo premere spazio, non sono più abituato. E ogni volta tipo crasha il gioco, devo aspettare. Esatto. E a Delta, sei arrivato come avevano detto le sorelline. Sali fino alla biglietteria e ti dirò ciò che so di te. Mi leggi il palmo della mano? Facciamo la seduta insieme. Tacci tua. Quello è un nemico, sì. Porca puttana, non si mira su sto gioco. Non si mira, Dio Cristo. Oh, mica me lo ricordo. Io quando sparo è perché voglio, tipo per andare per mirare. Porca troia. Tanto bello che ci stanno tutti gli armadietti con gli elmi e compagnia, perché magari c'avevano i pezzi di ricambio. Però pezzi di ricambio di che? Perché io sapevo che tipo la pelle era attaccata all'elmo, per quello non se lo potevano togliere, lo scafandro o come cazzarola si chiamano. Marò. Maronghe. Forza su, forza. La maggior parte dei sopravvissuti è ridotta così, ricombinanti. Ormai sono dei drogati, pericolosi animali. Drogati de merda! No, scusate, troppo. Ah, Grimaldello elettroni. Oh, si hackera, fatemi vedere, ma avevi detto che era migliorato. Sì, lo erano schizzati pure prima, anche perché... cos'è un... Ah, è questo il Grimaldello? Così l'hanno reworkato? Per colpire le macchine e renderle tue alleate. Ma a distanza. Ma che figo così. E poi c'è il dardo aggirante. Ok, l'hanno trasformato questo in quello per raggerare istantaneamente. Oh, è la mia... Ah no, è la mia munizza. Distributore di dardi, grazie. Un altro, per favore. Lo si può fare. Sì, ma... cioè, anche perché questo è uno dei primi Harlock. Quindi chissà... quali altri trattamenti gli hanno fatto. Quindi adesso posso... Però... Ah, ok, ma non è a distanza. Ci deve stare comunque la linea di tiro. Per aggirare una macchina, premi F in modo da fermare l'ago su una sezione... Premi F in modo da fermare l'ago su una sezione verde dell'indicatore e avanzare. Le sezioni bianche ti daranno una violenta scossa. Shift interrompi, acquista. Ok. Minchia. Oh, minchia, questo... Arca puttana. Figata però, eh. Bello così. Così è molto più bellino. Una volta che t'abitui poi diventi... diventi una macchina. Certo, dare uno slot di merda per questa cosa mi sembrava... un po' too much, però. E posso giustamente aggherare anche voi. Mi sono sbagliate. Ho tutto insieme perché non ci ho fatto ancora caso, visto che ce n'ho uno star. Questa è un'arma. E il blu che cos'è? Perché c'è il blu? Sì, dovuto sono anch'io una piccola macchinina. Forse è quello più figo. Le. No, fa male pure quello. E non è vero, Arlo, che mi ha appena dato la scossa. Oh. Ok, no, era... Oddio, questo è perché lo sto giocando a metà dei frame.
Ti ricordi che nel primo dovevi cambiare da mano destra a mano sinistra con i plasmidi? Qua è tutte e due insieme. Ah, è tipo, ok. Cioè, c'hai una ruota generale. E poi sicurezza girati sono tuoi alleati, attaccano i tuoi nemici, ferma l'ago sull'area blu mentre li aggiri per renderli più potenti. Ok, me lo fa... mi faceva il tutorial, mi dispiace, Fiorella. Qua fate anche meno rumore. We will be reborn. Qua ecco perché c'è la farfalla. Perché è tipo il lombrico che si... che rinasce, fa il bozzolo e diventa la farfalla. Bellina come roba. Dai, calmissima, brutta stronza. Oh, ok. Salve. Madonna, siete... siete... minchia, sono zittissimi adesso sti cosi, raga. Ci hanno fatta! Solo miglioramenti per adesso, eh! Mi metterò a gridare! E grida, brutta vacca, che te devo dire? Scusa, troppo. Troppo. Vediamo se hanno fissato anche l'audio. Perché sento dei rumori. Qui parla la dottoressa Sofia Lamb. Andrew Ryan è morto. Meno male. Il tiranno dimora sempre e comunque dentro tutti noi. Ricordate, noi rifiutiamo i geni. Noi rifiutiamo l'ego. Noi rifiutiamo il tiranno. Questa è diventata comunista. Cioè, se Ryan era, oh, tu lavori per i cazzi tua, ti fai i cazzi tua, ti godi i cazzi tua, tutto tuo. Lei è, damosene a mano tra di noi, raga, perché se no andiamo a merda. È quel mood lì. Cioè, lei vuole dare invece la manina a tutti quanti, vuole mettersi dietro al culetto delle persone. Sì, esatto, è tipo un asilo gigante. Bellina come cosa, eh. Però sicuramente anche lei sarà schizzata malissima, ha estremizzato la cosa e se la siamo pigliata. Questo è sempre per curarsi, sì. Comunismo non sono così esperto, Lilith, però credo sia quello. Rivetto. La grande catena, questi te li rimettono per farti un sunto. Dicono che in assenza della luce del sole le persone diventano nervose e si isolano. Ora richiedono a gran voce uno psichiatra. Ryan che si risveglia e fa comunista. Anche forse loro il censore di Stato? Il sequestro dei beni privati in tempi di guerra? O la cieca che faceva sparire le persone di notte? Ad ogni modo, questa Lamb pare sia la più importante professionista nel suo campo. Beh, se è in grado di fermare lo sferragliare degli anelli più deboli della catena... glielo lascerò fare. Ah, perché che è tipo una psicologa. Una roba del genere. Madonna, che bello il design. Piff. Ah, momento che incontriamo la Lamb? Sì. Sì, 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 sì. Io ti conosco. Ciao. Quel simbolo sulla mano significa che sei un uomo morto. Sono passati 10 anni, soggetto Delta, da quando ti ho visto portarti la pistola alla tempia e premere il grilletto. Ma fatti coraggio. Dalla tua sofferenza è nato il paradiso. Non so come tu sia sopravvissuto, ma la tua sofferenza sta per finire. Questi uomini ti alleggeriranno del tuo fardello. Ti prego di capire come tutto ciò che ho fatto sia un atto d'amore. Sofia Lamb ci ha trovato. Grazie per essere stata con noi, Fiorella. Mi dispiace, bella. E quindi? Buongiorno. Arrivo. Non posso uscire da qui. Devo rimanere dentro al buchino? Sì. Ok, un'altra volta in fondo al mare.
Esamina i cadaveri per cercare oggetti. Quello ok. Però sì, ci ha riportato in vita Eleanor. Perché se è veramente la figlia sua e lei comanda, ergo può utilizzare le camere della vita. Però, tecnicamente, cioè, se tu sei tipo Ryan, poteva permettere a qualcuno di utilizzarle. Cioè, nel senso, se è nostra, io posso scegliere di farla usare a chiunque. Perché noi mi sa che eravamo effettivamente morti. Ci eravamo sparati un colpo in faccia. Buonanotte, Arlok. Grazie per essere stato con noi, bello. Alla prossima. Domani niente live, vi ricordo. La Sirenetta 3. Sarebbe meglio di quell'altra che hanno fatto. Sarebbe. Vabbè, dettagli. Se pagavano probabilmente anche tanti soldi. Ma io posso nuotare, quindi. Ma come cazzo. Ciao, Arrivederci. Salve. Ora hai conosciuto il nostro nemico comune, Sophia Lamb. La telecamera sul tuo casco mi permette di vedere ciò che vedi tu e di aiutarti a combatterla. No, non è che tutti sono immortali elite, che a Rapture esiste una tecnologia chiamata Vita Chamber, che essenzialmente erano ste camere che ti permettevano di... cioè, credo sia anche resuscitato a sto punto, però ti curavano tutto quanto. Le poteva utilizzare però soltanto Ryan. Però penso che la cosa sia che non è che la può usare Ryan, è che Ryan comanda la città, no? Cioè è sua, c'ha letteralmente la chiave che ha messo dentro, ha fatto tic, è mia. Quella roba poi era passata a Fontaine, perché gli se l'aveva fottuta. Adesso che sono morti entrambi, credo sia entrata a gamba tesa sta Lamb. La città è sua, le può utilizzare, però se quella bambina è effettivamente la figlia, hanno lo stesso DNA. E quindi le può usare anche lei. E ci ha riportato in vita. E credo che tra l'altro lei ci comunichi o comunichi con noi attraverso le bambine. Però è una cosa molto tirata, che vabbè che ci stanno i superpoteri, quindi ok. Però greve come roba. Buonasera Giora, come stai? Bello, benvenuto. Dragon Ball reference, no, fortunatamente non è a quel livello. C'è qualcuno? Un soffitto? No? Ho sentito una voce. Che tanto che bello, madonna. Hanno cambiato totalmente il mood. Unione e metamorfosi di Sophia Lamb, c'è scritto. Lo è Lamb. Lamb. Agnello di merda. Maronne. Sappiate che io mi riguarderò parecchio attorno perché è veramente bellissimo. E una telecamera. Attento. Le telecamere di sicurezza rispondono alla Lamb, ma con un po' di astuzia puoi servirti di loro. Ah, beh, è vero, perché ho l'hacking. Tanto puoi farlo mentre ti muovi. Questa è una figata. Questa è una figata perché ti toglie il buff incredibile che dall'altra parte delle... Ok, io entro nella telecamera, sto tranquillissimo. E al tempo stesso ti puoi muovere. Esatto, cioè... Diciamo che è la cosa meno strana Lilith qua in mezzo, sinceramente. Aggirando lavoreranno per te, localizzando i nemici, inviando i robot di sicurezza ad attaccarli. Ferma l'ago sull'area blu mentre le aggiri per far sì che l'allarme duri più a lungo. Bella sta cosa che puoi esagerare, come posso dire, no? Puoi fare il crit se sei bravo. Perché il sangue non si ferma? Perché t'hanno sparato, zio. Il sangue non si ferma a cazzo da solo. Si chiama non a caso come emorragia. Morti? Morti. Scrivania. Adesso si deve spippolare sempre tutto, ragazzi. Si spippola tutto, si spippola. Madonna quanto mi mancava giocare un Bioshock. Se non entravano le pigne a gamba tesa a spaccarmi la connessione. Taci loro. Ma perché non era uscito Starfield? Ho visto 75 miliardi di gameplay ovunque. E vabbè che gli streamer gliela mandano prima, giustamente, Cioè, giustamente un cazzo in realtà, perché è una malattia. Però dollari, kit medici buoni, schedario. Lei come sta? Tutto bene? Chissà se ci saranno anche qua le foto da fare. Sì, il capo della città è qualcosa di veramente tanto greve. In realtà ti potrebbe anche far paradossalmente credere che Ryan stesso sia vivo. Cioè, nel tempo in cui... Poi dipende quanto ci vuole per sta chamber, Perché quello non credo l'abbiano spiegato. Però in quei 10 minuti in cui noi andiamo a mettere la chiave, paradossalmente Ryan
Poteva restare, però credo che siano quelle cose che dicono ok, lasciamole che è no perché no. La versione a 100 euro gioca... ma perché esistono ste cose, Dio Cristo? Ma che fastidio! Ma tu immagino quelle persone che pur di non aspettare 5 giorni fanno sì, diamogli sti 30 euro extra. Ma porca puttana! Dio Cristo! Furbe le compagnie, perché se ci sta gente che è pro disposta a farlo... oh, furbi, che gli vuoi dire? Capitalismo, esatto! Jet Postal... Ah, qui da dove c'erano tutti i tubi, le cose. D'altro l'acqua ci sta facendo le gocce sul casco. Noi dobbiamo andare? Padre, sono io, Eleanor. So che sei sveglio lì dentro. Lo sento. Mia madre non potrà più giocare con te a quel modo. Mai più. Questo plasmide è per te. Se ho ragione, puoi usarlo subito. Ti prego, raggiungimi. Ah, ma è cresciuta. Vabbè, già 10 anni, giustamente. Quindi... Cioè, ma che figata! Ma che figo! Come soon to me, find me! Cioè, questa roba è scritta con i colori... E compagnia... Perché lei entra nelle bambine... Che disegnano, che portano i plasmidi! Salva la bambina, salva il mondo! Che scena bruttina, di che cosa, Star? Cosa mi sono perso? Vorrei fare un nuovo save. Ma neanche a me, onestamente, Franco. Tra l'altro, benvenuto. Telecinesi? Oh, sì, il mio coso preferito! E lo so che cosa fa la telecinesi, ah, madonna. Chi è? Allora, è Black Kuriru, grazie mille per il... Anzi, vabbè, non per il follow. Non ci penso più. Per l'abbonamento. Grazie mille, benvenuto per la prima volta nella gang. E speriamo non sia una situazione temporanea, bello. Grazie per il support. Buonasera, Pasta, come stai? Bello, benvenuto. Attira un oggetto, ok. Lancia oggetti contro i nemici. Puoi anche afferrare una granata e rispedirla al mittente. No, è questi proprio uguale, uguale. Grazie mille veramente per il support, benvenuto. Sì, ma probabilmente anche io, Franco, poi si vedrà. Tieni premuto adesso per afferrare gli oggetti e rilascia per lanciarli. O anche il ghiaccio, sì, se ci sta anche qui, figata. Però come faccio a cambiarli? Sempre con F1. Oh, caputtana di Cristina. Niente, perdonatemi, ragazzi. Adesso sfondo tu. Sfondo tutto. Grazie. Posso aprire queste cose? Spero che questo possa servirti. Oh, madonna. Cucciolina. Ma la versione voluta è la tele? Te la sia, ma porca. Ciao! Ma devo andare di qua o di là? Perché di là sembrava esserci qualcosa. Ma posso fare anche qui con V? F? Nye. No, non la posso più mollare? Devo tirarla... Ah, no, con R, che è più comodo. Hanno neanche reworkato i tasti, perché prima dovevi fare delle cose con le manine. Qui ci sono delle persone. Non posso... Forse devo fare il giro lungo. Facciamo un bordello del... Veramente infinito. Giustamente. She know the way. Lei sa cosa fare. So io. Ora quello è tornato di sopra a bere super alcolici con ragazze cancan. Venga. Madonna, è diventata ancora più fluida. E oh... È vero, non deve fare l'animazione. Proprio se la auto-inietta. Ma che figata. Ma che tra l'altro... Sorpresa. Ma siete ancora vivi? Ho capito di che cazzo siete fatti, Dio Cristo. Oh, meno male, l'hanno resi più duri. Figata. Ma stavo dicendo... Ma questo effettivamente è una roba molto strana. È un Daddy con i plasmidi. Noi mi sa che non l'abbiamo mai incontrato. Perché effettivamente se questo è ancora... Un Daddy di prima generazione è tra virgolettoni umano e quindi se li poteva iniettare? Qui si fa la via del buono, Franco. Cioè, immagino ci sia anche qui la... Le scelte. E che cazzo c'è qua? Raptor non esisterebbe senza di me. Atlantic Express è stata sin da subito la linfa vitale di questa città.
Ok. Ryan completò il suo primo Grand Tour di Rapture sulla mia carrozza ammiraglia. Ma oggigiorno tutti usano le batisfere personali. Ora i miei binari collegano solo le parti più vecchie di Rapture e la città mi ha lasciato indietro. Figata. Ho un grosso conto in banca. Questa mania dei veicoli privati è una bolla che scoppierà presto. Questa era quando ha cominciato a fare le cose Ryan, tra virgolettoni, da stronzo, perché prima effettivamente c'era la metro, poi sono sbucate le batisfere che però erano grevi, grevi, grevi. Benvenuto anche per la prima volta in live, Black, bellissimo. Il primo mi ha divertito un botto. Non li senti per niente gli anni che c'ha, è fluidissimo, è arcadissimo, è una figata da giocare, è molto molto giocoso, è molto molto divertente. Qui, scossetta, quell'altro tasto, scossetta. Ah ok, per lo shortcut, va bene. Salve. Sono veramente, veramente molto divertenti i Bioshock da giocare. Sono, penso, uno degli FPS più giocosi, che più mi ha divertito sotto le mani. Questo l'avevo già visto. Ricombinante guerriero esaminato. Minchia, pensavo stavo vedendo il cazzo di trapano. Per adesso devo dire anche il mio, però qua so poco o nulla, anche se qua mi piace molto il mood nuovo che hanno generato. E probabilmente me lo godrò anche molto di più grazie a tutte le informazioni, l'ambientazione, alla lore del primo. Un altro robo. Sono tutti fatti. Oh, un altro Tamark. Super droga genetica chiamata Adam. Sui muri ci sono scritte tipo: Sophia Lamb, ti sta aiutando contro i ricombinanti. La maggior parte dei Big Daddy sono come i suoi schiavi e proteggono le sorelline. Ma qualcuno ti ha svegliato. Vabbè, la nostra cara Eleanor. Sì, ma io volevo sentire. Okay, sono grazie. Tutti fatti di una specie di super droga genetica chiamata Adam. Bello che questo è proprio esterno. Cioè, questo è uno stronzo che ci è capitato a cazzo. Sembrano, e giustamente stava tipo: che cazzo sta succedendo qua dentro? Mi ha messo all'angolo e cielo. La sua faccia. Avevo una. Ma che figo! Stavo soffocando. Poi, dal nulla, abbiamo sentito qualcuno cantare. E allora lui se l'è data a gambe. Sembrava una ragazzina, una bambina. Cindy è viva. Lo sento. Ok. Spoiler. Questo palese come l'oro è diventato un daddy. L'hanno sgamato, gli hanno fatto il trattamento. Bene, qua è Masterchef, ragazzi. Hanno. Oh mio Dio, un'ombra, ma che fico, scusate. Le cazzate, io mi eccito per queste cazzate, sì. L'hanno sgamato, gli hanno fatto il trattamento e l'hanno reso un daddy. Spero non il daddy di sua figlia, perché c'è un gatto morto qua dentro. Volevo il gatto morto, vabbè, non si può. Ah, bello, questa è la roba di Coem. Perché firighi, chi c'è? Che tira i coltelli, mo arriva Star. È arrivata la gente, proprio classica trappola. Adesso questo lo sentiamo, prima tocca uccidere. Becca! Morti? Credo così, sì. Il bianco non è nero, dottoressa Lamb. Il basso non è l'alto e la paglia non è oro. Si guardi intorno. Rapture non è un miracolo. Alla è un nostra prodotto tanzi. Della ragione. Impossibile a meno che uno più uno non faccia due o A non sia uguale a A. Ecco qua il politically correct. Che cazzo hai detto? Eppure, ciascun essere umano solo è prigioniero dei pregiudizi. I sogni, le illusioni, il dolore di un arto mancante per il singolo sono reali come la pioggia. La realtà è il prodotto del consenso e il popolo sta perdendo fiducia. Fatti una passeggiata, Andrew. Sta piovendo a Rapture e tu hai deliberato. So del tuo legame con Eleanor, Delta. Per salvarti, verrai a cercarla. Ma il destino di Eleanor non ha nulla a che fare con te.
Non c'è posto per te nel paradiso. Bello che hai interrotto un suo stesso audio per dirmi zio, so cazzi tua. Comunque, il bianco non è nero. Ecco qua di nuovo. Il basso non lo vuoi sentirlo per forza. Addio Cristo. Ah, oh, oh, ok, Raptor, questo dicevi Star, che bello. Meno male. Impossibile a meno che uno più uno non faccia due. Sia uguale a te. No. Ma la gente poi che fa, oh mio Dio, che cosa sta di... Siete venuti a fottuta Rapture! Ve l'ha detto! Dio Cristo, che cazzo fa di sorpresi? Benvenuto a Bioshock 2, sì. Figata. La realtà è il prodotto del consenso. Questo non lo prendiamo. Il popolo sta perdendo fiducia. Fatti una passeggiata, Andrew. Sta piovendo a Rapture. E tu hai deliberatamente scelto di ignorarlo. Ma era finito? Ah, era finito, vaffanculo. Credo di sì, Jorak, ma non gliene è mai sbattuto chissà quanto a questi di Bioshock. Che bravi! Perché è un videogame, Dio Cristo! Se sento un N-word non mi devo sentire offeso! Perché è un videogame! Dio Cristo! Nella psichiatria dell'etica bisogna tenere in conto il ruolo che ha l'evoluzione. Depressione, attacchi di panico, pathos sessuale... Sono tutte risposte all'antica pressione evolutiva. Ironicamente... È in base a questa teoria che l'agente di Ryan mi ha invitata qui. Hanno preso i miei studi sulla legge naturale per un'apologia della competizione. Ricorda, Eleanor, per uccidere la bestia bisogna prima conoscerla. Ah, è lei che sta inculcando conoscenza alla figlia. Perché effettivamente questa è una bambina che poi è nata qua sotto. Cioè, giustamente se lei la cresce qua sotto, gli inculca... Sto modo che c'ha di pensare, lei viene fuori qualcosa di strano, tipo è bannato perché faccio le cose brutte, che è colpa mia. Alla peta veramente devono fottersi, quando, come quando si sono lamentati di Monster Hunter, ragazzi. Io quella cosa veramente ancora mi fa ridere, Dio Cristo. E chi ha quanti soldi già abbiamo? Stai calmissimo. Comunque, porca madonna, sei vaffanculo, puttana maligna. E fai parkour, brutta vacca. Salta pure. Questa, all'ascensore. Ha fatto una reworkata visto che è tedesca. Voleva dire alle docce, però si è sbagliata. Porca zacca. È la quarta volta che mi piotta in bocca. Tanto prima o poi mi apre il culo, eh. Probabilmente non mi attacca giusto perché sono un daddy. Dio Cristo, che infarto. Ah, ovviamente quando dico queste cose, ragazzi, non è perché è donna. Dato io sto presupponendo sia una donna. Va bene. Aspirina, che mi farebbe comodo al momento. Apri, bambola! Becca. Paragliodi veramente fatta di Patafix. Oh no! Ma l'allarme è contro di me o è con me? Mi sa che è contro! Io lo disattivo. Mica mi devo abituare. Vieni qua. Io faccio una build melee, ve lo dico. Però hanno anche uno scafandro per me, Sans. Io ve lo dico. Se non c'ha lo scafandro non va bene. Tu vieni con me. Helle! Missato, vabbè. Allora, bisogna potenziarla sta sparacchiodi di merda, perché lancia veramente il nulla. E vaffanculo. Tu e l'allarme. Oh. Che cazzo. Bello, è tutto molto più bilanciato l'audio rispetto al primo. Non è meno che mi rende confuso. Mettiamola così. Sì, esci da là.
Che è? Ho sentito una cosa meglio non identificata. Belli tuoi kink. Completamente nuda, però con lo scafandro. È una cosa magnifica da vedersi. Posso salirci sopra? Parkour! No. Credo proprio abbastanza di no. C'è un'altra bomboletta esplosiva? Grazie. Come si mollava? Con R. Ah, tanto mi devo infilare là dentro. La madonna del rumore. Anghi lei, eh? No. Ma gira la madonna! Ah no, questa non ci cape. Ma mi sa che non te la vuoi portare in realtà. Ma senti, vaffanculo. Mi stavo appena scaldando. Scoppiaggio come una femminuccia. Un altro chat. Stavamo per arrivare. Fatelo silenzio. Questo è il mio taglio. Minchia quanti. Figata come roba. Tanto non mi sono preso neanche danno. Ora, ecco cosa mi hanno riferito le bambine. Le pampine. Tu sei un big daddy di un tipo molto vecchio, legato a vita a una singola sorellina. Se restate lontani troppo a lungo, il tuo organismo comincia a spegnersi come se andasse in coma. Finché la bambina si trova a Rapture, anche tu sarai intrappolato qua sotto. Il nome della tua sorellina è Eleanor Lamb, la figlia di Sofia, rinchiusa alla Fontaine Futuristics dall'altra parte della città. Tu devi recarti lì e salvarla prima che sia troppo tardi. Va bene, sì. Cioè, è quello che ho detto io, essenzialmente. Bravo, Lich. Ha fatto i compiti. Letteralmente Super Mario starsi. Ciao. Certo che si apre l'ascensore. Che è? Un proiettile vagante come la camorra. Cosa ti ha acceso? Quella roba lì? I rilevatori trappola non spareranno mai contro di te. 30 per te. Non ho capito. Ma perché sono tipo Resident Evil? Cioè ci passi attraverso e ti tranciano le gambe di netto? Usa i rivetti trappola per piazzare trappole sul pavimento, sui muri e sugli oggetti. Non mi fare il tutorial sui cadaveri. Io non ho ho preso qualcosa che non ho capito. Forse sta sul cadavere stesso? No. Cioè io posso usare questo... Ah, perché posso cambiare le munizioni. Me l'ha detto come, ma mo non ho idea. E. T. Ma scusa, ma la mira con T. In prima persona. Come cazzo? Y. G. B. No, non è B. F. Q pure qua. No, perché Q è per quello. Tengo premuto Q. No, tab. 1. No, perché cambia sta roba. Questo. P, O, no, P è per letteralmente la pausa. L. No, tu vattene a fa culo. No, zitta. Bisogna tenere in conto il ruolo che ha l'evoluzione. O, I, J, U. Mi sto provando tutti. N, sono B, tutte risposte all'antica U, pressione C, evolutiva. No, X, Z. Ironicamente, è in base a questa teoria che la gente di Ryan mi ha invitato. Senti. No, cazzo, non ci stanno... Non c'è il cambio. Ma porca puttana. Ok, no, non c'è personalità. Come fa? Ah, qui. Sì. Armi. Quindi un po' più di munizioni. Tasto centrale del mouse. Hanno preso i miei studi sulla legge. Ah, ok, cioè posso mettere le mine. Ricorda Eleanor. E questi non bestia, mi fanno danno. Bisogna prima conoscerla. Le. No, ok, posso riprenderlo. E che sono? Tipo che se ci passano sopra... Ma peccato che mi ha sorpreso questo, ragazzi. Cosa cazzo serve questo? Ma posso farlo anche con la trivella? Vado così? No, peccato. Sarebbe stato bello. Diventavo un Diglett.
Qui hanno già visto tutto. Buonasera Elion, come stai bella? Benvenuta. Bienvenida, bienvenida. Lei tutto bene, signorino? Qua? Tutto bene, signorini? Un altro... Minchia quanti audio. La madonna. La morte del dottor Soo-chung è stata un duro colpo per il programma protettore, ma sto prendendo in mano la situazione. La sua negligenza ha rallentato parecchio le cose, ma ora sotto la mia guida stiamo riprendendo ritmo. Ma non basta. Sì, minchia quanto le cambia veloce, però. Ti difende la bambina, ma è programmato solo per combattere, come fosse un cane pastore che può gironzolare tranquillo finché il gregge non è attaccato da un lupo. In assenza di aggressori, per lui la sorellina ha lo stesso valore di un soprammobile. Dobbiamo andare oltre. Ci vuole qualcosa di più forte. Un legame fisiologico indissolubile. Ah, minchia, questo era proprio pre-primo? O era perché si sono accorti del... Ehi, cioè, se mettiamo un dead di una sorellina è la fine e quindi facciamo tutto il casino. Ah, hanno tolto il messicano, mi sa. Hanno tolto il messicano, non fa più pem pem. Te le vende quello, le munizie, porca puttana. Raga. Stai calmissima che ti do fuoco alla barba. Buonanotte Sans, grazie per essere stato con noi, bello. È diventato Rainbow Six. Da dietro l'angolo. Porca puttana. Mi sa che hanno fatto solo un vento. Che palle. Beh, l'hanno tolto secondo me perché hanno detto: non è che questa cosa è un po' razzista. Però ci stava. Ci stava, gli americani. Allora, io devo interagire con questo. Attenzione, preparare i documenti. Minchia, neanche fossimo in Italia. Veramente. Però questa qua è una cosa molto buona perché tu puoi. Ecco, la biglietteria. Premi il pulsante e parleremo faccia a faccia. Un momento. E ricicliamo le soline. Sapevi che era doppiato dal creatore del gioco? Ma davvero? Che figata ha detto, ragazzi. Se qualcuno si deve pigliare la responsabilità, la faccio io come cosa. Perché se no linciavano tutti gli altri. Qua davanti c'è l'inferno. Minchia, ma sono trappole ovunque. Ma perché è pieno di trappole? Cioè, questa mi ha detto che a noi non fanno danni. Sei infregnita a Tenenbaum. Ecco perché devo combattere Sophia Lamb. Lei usa le nuove sorelline per qualcosa. E io sono tornata per salvarle. Se non lo faccio, altre bambine moriranno per i miei peccati. E l'incubo di Rapture si ripeterà per sempre. Ora, dobbiamo parlare. Cittadini di Rapture, questo è il soggetto Delta. Dietro quella maschera si nasconde un nemico del popolo. Senza anima e senza sentimenti. È una bestia solitaria e in quanto famiglia, uniti dobbiamo strappargli la mandibola e ricacciarla nell'oceano. La Lamb metterà a suo quadro questo posto pur di trovarti. Respingere i combinanti finché non saremo in salvo. Ok, che t'altro... Buono. Cioè, si chiamiamo Delta perché abbiamo la Delta sul palmo della mano. Figo, che t'altro una roba pure questa molto Dishonored. L'ho detto perché lui non ha fatto parte della creazione del secondo titolo. Ah, davvero, peccato. A te non fa male. Gli altri mo lo scopriamo, mi sa. Agli altri mo lo scopriamo. Colpo lungo. Oh, no, 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 no. Anzi, no, l'ho rotta ormai. Diventa Doom, vai. Missato totalmente. Sì, dovete scendere però. No. Si scendi. Ho fatto pentakill. Grazie. Ora devo lasciarti, mi dispiace. Ma altri hanno bisogno del mio aiuto prima che la città anneghi. Quest'uomo, Sinclair, è un alleato e ti guiderà da Eleanor. Arrivederci. Ma stavo sparando le trappole. Buona fortuna.
No, è che stavo sparando le trappole come un rincoglionito, Lilith. Un eroe corazzato con tanto di destriero di ferro. Mi chiamo Augustus Sinclair, figliolo cavaliere. Io e la vecchia Tenenbaum nutriamo un interesse comune nel quartier generale di Fontaine. Lo stesso posto in cui troverai Eleanor Lamb. Credo che potremo essere ottimi alleati. Porta il treno fino al Ryan Amusements. Ci vediamo lì tra poco. Certo, però anche questo... Cioè, allora, secondo me non se la sono rigiocata la carta. Perché mettere un personaggio del genere che immagino ci accompagnerà... Dopo che te sei giocato il primo... Tu dici... però non credo... Cioè, per adesso non mi puzza di... Non ha detto would you kindly o altre frasi strane. No, perché penso che gli fanno il cazzo di niente di danni. Il fatto è che io questa cosa delle varie munizioni, tra l'altro questa è messa apposta perché tu gliele metti sotto al culo per shottarli. È vero. Io sta cosa del cambiare le munizioni non mi abituerò mai. Qui sono lo spa, Ryan Amusement, Fontaine Court. Va bene, esploriamo un po'. Esatto, sarebbe troppo... cioè, cosa già vista. Poi, io, magari se la giocano bene, dopo quel plot twist, io sono pronto a tutto, ragazzi. Cioè, quel plot twist mi è piaciuto un botto. Mi è piaciuto veramente un casino. Un'altra roba. Sofia Lamb ha preso il controllo di Rapture ed è la mandante dei rapimenti delle bambine in superficie. Perfetto. I suoi ricombinanti hanno distrutto il mio sommergibile e mi hanno costretta alla fuga. Ma questa biglietteria è sicura? E anche se non posso fidarmi di lui, Sinclair, che bello, è un pallido alleato. Ho già salvato qualche sorellina dalle grinfie della Lamb. Tutte vogliono sapere come faremo a tornare a casa. Vorrei tanto sapere cosa rispondere. È che muoio io come uno stronzo e vi mando sopra. Anche perché se noi siamo un daddy, sicuramente sta sorellina, come si chiama, non mi viene adesso il nome, se ne andrà. Perché se ne andrà, se si allontana da noi, noi moriamo. Cioè, in realtà non è che moriamo, è che credo diventiamo tipo delle amebe. Cioè, stiamo fermi in un posto e basta. Arrivo veramente in pompa magna, Lilith. Chissà come l'hanno gestite qua le sorelline. Peccato se hanno aggiunto anche qualche plasmide e compagnia. Mi sto distruggendo le dita, sì. Sono curioso. Però bello. Cioè, questa è una cosa di queste tipologie di serie che adoro tantissimo. Cioè, dopo che tu ti sei giocato per bene il primo... Ehi, meglio usare i freni. A meno che non intenda andare a fracassarti contro quel ghiaccio laggiù. Beh, penso ci abbia da solo i freni. No? Ah, tra l'altro qua ci daranno il fuoco perché c'è il ghiaccio. Stavo dicendo, questa è una cosa di sti giochi che adoro. Come puoi vedere, capo, la Sinclair, vaffanculo. È tutta ghiacciata. Per raggiungere Eleanor Lamb al quartier generale di Fontaine, dobbiamo aprirci un varco. Ora, per sciogliere il ghiaccio, ti serve un plasmide. Nel parco dei divertimenti laggiù, un tempo, vendevamo un delizioso prodotto chiamato incenerimento. Trova un modo per entrare. Quanto a me, io ho già visitato tutte le attrazioni. Al parco divertimenti, una cosa che dà fuoco alle persone. Ma che cazzo ce ne frega? Stavo dicendo che adoro questi giochi e che tu, una volta che ti sei giocato tipo il primo capitolo per bene, c'hai una conoscenza dell'ambientazione, della lore e compagnia che ti permette di fare un sacco di ragionamenti, godertelo di più. Mi sembra di stare a rivivere il passo che abbiamo avuto da Dragon Age Origins a Dragon Age 2. Madonna, che bello qui. Molto meno distrutto rispetto a quello a cui siamo abituati. Sì, sì, immagino se lo vendi a un bambino, Lilith. Papà, mi compri quello? No, boom! O fa pia fuoco, brutalmente. Si esplora sempre, tutto si esplora. Atlantic Express. Noi dobbiamo andare lì, ma non possiamo fottere niente da dentro la biglietteria. Tanto io devo avvicinare questo perché oggi non ho la voce, ragazzi. Mi è finita. No, ci stanno un po' di rivetti, delle bende che fanno comodo per curarsi. C'è un kitiv, questo molto buono.
Pipiri. Questa altra è benzina messa per dare fuoco alle persone. Doom. Ma comunque, allora, questa cosa io capisco che è di gameplay, però immaginate girare per tutta Rapture. Dietro ogni angolo c'è una camera della vita, che magari è messa proprio perché se muore qualcuno ti dicono se paghi te la faccio ricampare. Siamo i ciottoli che lastricano la via. Va bene, si vede proprio che sei una psicologa de merda. Tutte ste frasi del cazzo. Madò. Rinasceremo. Lei è la nostra salvezza. Ah no, la sta crescendo come la nuova imperatrice? Qualcosa. È lei tecnicamente sta cosetta? Anche perché poi la cosa è che nella cutscene iniziale Eleonor mi pare che era una bambina di quelle, forse, che c'ha dentro l'Adam. È una di quelle trasformate. Dovrei rivedermelo. E adesso invece mi sa di no. Oppure lo è anche adesso, ma è cresciuta. Unione e metamorfosi di nuovo. Vabbè, questi si ripeteranno ogni... Pagliaccio! Pagliaccio del cazzo! Pensi di essere... Ti metterò in una bara! Meglio sparire! Ma c'era bisogno di insultarmi così, madonna! Non ho fatto niente, ma subito così di cattiveria! Marketing. Kit! Tanto i soldi ce li danno per adesso, brutalmente. Salve! Ingresso del parco. Giornale, giornale. Chi è che non si metterebbe sopra una poltrona a guardare il cazzo di niente? Eh no, ma invece mi sa che ce li ha i poteri, perché se riesce a parlare attraverso le sorelline. Benvenuto, e tra l'altro ci spara flash alla sua faccia nella mente. Per i bambini al di sotto di 3 anni. Il Dorado Lounge. Pubblicità Museo di Rapture. Allora, devo andare di là, quindi di qua invece dove si va? Quella per i souvenir. Non ci si può entrare. Vabbè, sarà l'uscita del posto. Sarà sicuramente l'uscita. Lì c'è qualcosa, c'è anche un cadavere. Ah, delle patatine. In realtà questi non dovrei mangiarli perché sono cure. Sono cure. Fammi vedere la mappa. Ok, la mappa va a 10 frame. Si sa perché sta cosa. No, c'è il messicano! Eccolo! E l'ammo bandito! Sta lì giù, dobbiamo andare dal messicano. El Dorado of Fortune. Ok. Perché sì, è vero. Cioè, perché noi siamo collegati con una bambina che è quella. Salve. Tu sei un modello vecchio, figliolo. Che cazzo, sembra insultarmi. Ora Rapture è piena di meraviglie scientifiche come te. E se solo potessimo venderle al mondo esterno al mio prezzo, beh, farti tornare normale sarebbe una passeggiata. Una volta trovata Eleanor, non avremmo limiti. Cioè, sta di... Guarda, te non t'hanno fatto tutti i cazzabuboli infiniti, ma siamo crashati? Io controllo, che dopo ieri non si sa mai, ragazzi. Fammi vedere. Qui sembra di sì, ma Twitch su st'altro schermo mi sta di no. Battete un colpo se ci siete ancora. Sembra di sì. Mi pare di sì. La madonna. No? C'è una cazzo di Gatling, la voglio! E almeno con questo sì, cioè lui può tornare, per quanto non propriamente al top, umano, credo. Non succederà. Sono abbastanza sicuro. Oh, una stazione di potenziamento. Efficienza carburante. Incrementa danni della trivella. Incrementa danni sparachiodi. Carica. No, aumentiamo i danni di quest'arma che già spara delle caramelle. Va bene. Però in qualche modo lì si dovrà pur rompere, no? Forse effettivamente ha proprio della vita? No. Ma tipo mai nella vita.
ci sarà qualche cosa che apre le saracinesche. Che cazzo fa? Minchia, la visuale è partita da sola. Ma quella è una persona viva? Robbe. Ero stato assunto per progettare un parco mai visto prima d'ora. Ciao Gordon Ramsay. E ora non faccio altro che sorvegliarlo come un vecchio cane da guardia. È quello. La prima serie di marionette automatizzate ha meravigliato i bambini. Ma Ryan riteneva la mia visione antiquata e immatura. Questo posto avrebbe potuto essere magico. E invece l'ha trasformato in una scuola. Anzi, in una cattedrale. Dedicata a... Pian Orlondo? Vabbè, ho capito. Cioè, ho detto che l'abbiamo migliorata e poi mi fai comunque il messaggio. Farò tornare leggero come una piuma. Posso uscire di nuovo a giocare, Mr. B? Ciao. È una marionetta! Porca puttana! Che cosa inquietante, Dio Cristo! Che tra l'altro noi non abbiamo lo stesso potere per trasformare di nuovo le bambine in normale, no? Biglietto. Fantastico. Questo dovrebbe garantirti l'accesso al parco. Ma incenerimento ha un costo in Adam, una sostanza genetica in grado di riscrivere quello che ti ha dato Dio. Ok. Quella roba si trova nel pancino delle sorelline, quindi dovrai trovarne una. Sì, zio, ma non parla così perché sembri un pedofilo. Nel salone Eldorado. Vai a dare un'occhiata. Cioè, davvero, non... Guarda, è come quelle persone che parlano di argomenti spinti con le paroline che ti fanno cringiare e schifare ancora di più. È quel mood lì. Ah, l'ha rotta. Oddio, ah, oh, in realtà le posso attaccare sulle persone ste cose. Ma che figata! Le ho sprecate tutte perché sono un minchione. Sei. Sei. Ma scusa, ma così? Prendi anche quel Thompson che fa comodo. No, invece un cazzo. Pure... vai. Perché adesso c'è quel... non è una parola brutta, perché no, però fa stranissimo. Niente casini stavolta. La mia casina. Il papino è a... Il papino ti apre il culo. Diventato Doom, raga. Ne sento un altro. No. Che tra l'altro, chissà se ci stanno anche dei potenziamenti per l'armatura, magari, per renderti più resistente. Una torretta. Mi metto fermo su un posto e comincio a sparare. Minchia, che bella sta cosa che posso mettere le mani ovunque. Madonna, tocchiccio tutto, sì. Bive il caffè. Quindi questa sta su 4. Madonna. Mi chiamo Andrew Ryan. Benvenuto a Ryan Amusements. Divertiti. Free Sample, campione gratuito. Scatto sportivo. Ah, sono quelli stupidini. Cioè, le passive. Hai raccolto il tuo primo tonico energetico. I tonici che costituiscono di abilità passivi, quei effetti benefici sono molto vari. A differenza dei plasmi di tonici non vanno attivati, producono i propri effetti non appena vengono equipaggiati. Va bene. Questo ci fa scattare di più. In questi tempi pericolosi non fa mai male essere un po' più veloci. Ricorda, non devi superare il ricombinante impazzito, ma solo il tuo vicino. Figa come roba. Quindi adesso siamo più veloci. Sì. Credo. Staff only. Non faccio parte dello staff. Gift shop. Maronne. Maronne, sì. Non posso prenderli questi? Sì che li posso prendere. Salve, tu sei una persona? Minchia, no, sono tutti manichini, ragazzi. Mi stanno facendo prendere a male. No, in realtà no, era un'immagine. Una notte, Andrew Ryan si sveglia mentre naviga sull'Atlantico con la sua nave a vapore, l'Olympian. Il suo sonno viene interrotto da un pensiero preciso.
qui! Grida al suo equipaggio mentre si strofina gli occhi. Gettate l'ancora! Cominceremo a costruire qui! E poi dici che è fallito. Chissà che stracciamento di coglioni. Rifornita di materiali e macchinari da costruzione. Tra l'altro quella roba lì ricorda molto l'elmo di un Big Daddy. Una piattaforma sommergibile ipermoderna soprannominata Sali e Scendi trasporta rifornimenti e lavoratori sul fondo dell'oceano, molto in profondità. Hanno introdotto l'audio spaziale. Quindi dovrei non rincoglionirmi adesso. Non mi attaccate che sto imparando la storia di Rapture. Portati i primi rifornimenti sul fondo dell'oceano, la piattaforma viene ancorata permanentemente. Enormi travi di ferro vengono fissate per centinaia di metri nella roccia e nella sabbia. Sotto la piattaforma, gli ingegneri sono al lavoro per superare ostacoli come pareti rocciose dure come diamanti, forme di vita marine ostili e cavità inaspettate. Cioè, sembra come nei videogame, quando voi mettete, avete il centro della vostra città, no? Che mettete il... mettete il comune. Loro sono arrivati in fondo, hanno fatto, ok, da qua cominciamo a startare. Quindi da qualche parte per Rapture c'è tipo un quadratino, una statua, qualcosa del genere. Che troia. Mio, kit medico. Quello? Soldi. C'è altro sopra di bello? Che cos'è questo? No, è una valigia. Bellissima la telecinesi. Allora, ma quindi io devo esplorare la cosa che mi piace di più al mondo. Ah, ma era tanto bello come l'avevate fatto nel primo. Perché mo avete dovuto mettere... No, in realtà così pure è meglio una volta che ti abitui. Cerca. Ah, no, ti fa vedere tutto. Quanti piani sono? Sono 3 piani. Noi stiamo al 2. Ci abbiamo lo Fortune, Eldorado, GG, Gather Garden, ok. Andiamo prima di qua. Un cumulo di rottami. E mi dispiace. Riesci a rovinare ogni cosa che tocchi. Cattivo, sei cattivo, Roger. Probabilmente sono state le tue goffe mani grassocce a rovinare tutto. Sto litigando. Ma faccio. Vabbè, quanto. Di cui non sai. Sì. E sta sparando a me. A quanto pare oggigiorno tutti si danno da fare. Tutti tranne te. Ancora non hai provato la più recente linea primaverile di plasmidi delle Ryan Industries. Non pensi sia il momento di recuperare? Evolviti oggi. Ah, madò, che figo. Cioè, ognuno di questi erano quelli dell'altro gioco e c'avevano lo schermino che ti fa vedere giustamente cosa fa. Madò! Ma che bello! Fighissimo così. Ecco, lì c'è il Gader. O il Gader, o chiamatelo come stracacchio. Mi pare. Ti posso portarti in giro? No. Dov'è il barilo? Credo sia crashato il gioco. Ok. Si ricomincia. No, tra quelli qua non sarà Dead Space. Va bene. Comunque sono sempre più convinto che è veramente Streamlabs, eh. È Streamlabs che mette delle manine dove non deve metterlo. Mette delle manine dove non deve metterle e fa danni. No, no, ma non sarà come Dead Space, tranquilla Lilith, non ti preoccupa. Cioè, questa sarà una cosa molto più scialla. Se me lo vuoi riaprire, in grazia del Padre Eterno, vorrei, sai, giocare. Questo mi metterò a fare dei test, ma sono abbastanza sempre più sicuro che sia proprio Streamlabs. Cioè, Streamlabs mette dei processi e cazzi e mazzi vari che non vanno bene. Rimettiamo la risoluzione non a 1904. Chissà dove ha salvato. Mi sa appena arrivati nella zona. Addio, sta cazzo di sedia. Ehi, meglio usare i freni. A meno che non intenda andare a fracassarti contro quel ghiaccio laggiù. Ho capito, ma non così, Dio mio. Che cazzo. Ma non così. Dai.
Come puoi vedere, capo, la stazione sì, sì. È tutta meno male che è molto veloce come gioco, davvero. Al quartier generale di Fontaine dobbiamo aprirci un varco. Ora, per sciogliere il ghiaccio ti serve un plasmide. Nel parco dei divertimenti laggiù un tempo non posso saltarli sti dialoghi. Un delizioso prodotto chiamato incenerimento. Trova un modo per entrare. A risentirlo. Io ho già visitato tutte le attrazioni. Perché sicuramente sarà che mette il processo talmente tanto alto che impedisce però delle risorse al gioco stesso. Allora, ciappa tutto, ciappa là, qua dentro. Ok. Continuo a dirlo che secondo me la speedrun di questo gioco è tipo una cosa velocissima. Cioè in... forse... qua dobbiamo rivenirci, guarda quanta roba. Penso tipo che in 2 ore te lo fai. Cazzo. Pensi di essere divertente? Avanti, rovina tutto. Suka. Che bello, madonna. Vabbè, dobbiamo andare di qua. Certo, un quick save ogni tanto potreste... Vabbè, che all'epoca i quick save, pure io stronzo, eh. Tu sei un modello vecchio. Pure io stronzo. Serie Alpha, credo. Ora Raptor è piena di meraviglie scientifiche come te. E se solo potessimo venderle al mondo esterno al mio prezzo, beh, farti tornare normale sarebbe una passeggiata. Una volta trovata Eleanor, non avremmo limiti. Quello calcola Lilith che sarà il prossimo grande investimento quando magari la cosa cresce un po'. Sarà il secondo PC, sarà qualcosa che voglio avere. Anche per aumentarvi la qualità, passare poi veramente a delle streaming 2K, danno le sparacchiodi e compagnia. Però per adesso, sapete, spendere altri 2000 euro non mi pare propriamente per ora il caso. Salve. Bello che questi puoi pure non ascoltarli. Ella. Quelli rossi invece ti shottano se li prendi. Se quelli blu ti uppano, quelli rossi secondo me ti tirano una scossa che ti devastano. Fantastico. Questo dovrebbe garantirti l'accesso al parco. Yes. Ma incenerimento ha un costo in Adam, una sostanza genetica in grado di riscrivere quello che ti ha dato Dio. Quella roba si trova nel bacino delle sorelline. Quindi dovrai trovarne una. Sì, Lilith. Ho sentito dei sussurri nel salone Eldorado. Vai a dare un'occhiata. Tantissime persone hanno 2 PC, uno per streamare solo e uno per farci girare sopra i giochi. State calmi. Inserisci il biglietto. Ingresso a metà prezzo per i bambini al di sotto di 3 anni. Beccato. Che bello che posso usare anche i cadaveri. Mi pare anche Sabacco adesso forse dovrebbe avere due PC. Questo. Ah, non posso. Ciappa tutto. Mi sento povera. A chi lo dici? A chi lo dici? Però ci sta, nel senso, quello non è una situazione normale, ragazzi. Ricordatela sempre come cosa. C'è una persona che per lavoro si deve comprare 3.000 e 3.000, quindi 6.000 euro di computer e compagnia, non è una roba normale. È come la persona che veramente a casa perché deve tagliare legna, si compra il macchinario che c'hanno... I taglialegna, quelli professionisti che devono tagliare tutti i giorni, tutto l'anno, la legna. O la gente che per così a cazzo si compra la roba che costa l'ira di Cristo. Dov'è? No. Questo. Soldi. Ok. Anche perché è un gioco, se non state in stream, i giochi li potete giocare tranquillamente, la maggior parte. Riesci a rovinare ogni cosa che tocchi! Ella, sei cattivo, Roger. Probabilmente Ella. Sono state le tue è vero gambe, che erano tre questa. Socce a rovinare tutto. Al solito.
stai... I miei cimeli! Continua, forse perché è da ravvicinato. A quanto pare oggigiorno tutti si danno da fare. Tutti tranne te. Ancora non hai provato la più recente cattiere di plasmidi delle Ryan. Continua a dirlo. Non pensi sia il momento di recuperare? Dove eravamo arrivati? Ah, mi sa che eravamo crashati qua, beh. Altra roba qua. Madonna, Ryan. Citazione di Andrew Ryan. In quale città, anzi in quale paese c'è un posto per persone? Ma voglia. Ma ripeto, giocare un gioco in live e da soli è un'esperienza totalmente differente. Ed è lì che vi accorgete quando un gioco è veramente ottimizzato bene, ragazzi, eh. Cioè se anche... Madonna di Dio. Queste sono persone. Se anche lì un gioco gira bene, vuol dire che è un gran gran gioco. Sigarette, porca troia. Nelle prove di oggi abbiamo perso un altro protettore della serie Alpha. Qua è dove avevano mostrato la vita Chamber. È semplicemente svanito. Per questi uomini Rapture non ha mura. Dobbiamo trovare il modo di condizionarli affinché non abbandonino le sorelline quando non sono nelle vicinanze. Qualcosa di fisico, forse anche letale. Gli assistenti in laboratorio hanno preso a chiamarli Big Daddy. Forse è un'intuizione geniale, un legame di coppia, un amore che uccide. Madonna. Che cazzo. Kitiv, il Gator. Costa 90, ok. Perché dovevamo andare prima dall'Eldorado, giustamente. Sono un rincoglionito, ragazzi. Bella sta cosa che abbiamo l'ombra. Non dinamica. È fake, però... Vabbè, abbiamo già eliminato tutto qua. Guardiamo il lato positivo. Madonna, che bello l'audio. L'unica pecca che io davo al primo, ragazzi, è che era veramente... Cioè, a un certo punto ti faceva male la testa per quanto puttanaio... Cioè, ho fumato altre sigarette per quanto puttanaio c'era. Adoro i bambini della terza elementare della signora Englert, ma quando mi sono offerta volontaria per accompagnarli a Ryan Amusement per la festa di Capodanno, non potevo certo immaginare che incubo sarebbe stato. Danny, scendi da quel caso e sputa quella gomma, soffocherai! I genitori si chiama legge di Darwin, comunque. Ma io non so più come fare per... Danny, ti avevo detto di... Ehi! Giorno! Mi sto prendendo l'accendino di persone, sì. Questa cosa no buena. Dio Cristo, l'effetto dell'acqua. Però... da sempre che ti deve far pigliare a male. Allora, per adesso dobbiamo andare di qua. Oddio, ci sta una telecamera di sicurezza. Dove? E là. E là. No? Finché non mi raggiungi, sarò intrappolata qui. Posso solo contrabbandarti questi doni. È il massimo che posso fare. Minchia, riesce a entrare addirittura nella nostra testa. Secondo me allora potrebbe entrare in realtà nelle persone che hanno l'Adam. Cioè può comunicare a grande distanza con quelle persone più che con le sorelline. Perché o è che può farlo solo con le sorelline ma con noi perché abbiamo il collegamento. Oppure boh. L'ascensione è vicina, bene così. Qua c'è sta roba da contrabbando. Oh, un altro? Trivella affilata. Chiedi che il combattimento sia una faccenda personale che va risolta faccia a faccia. Con trivella affilata gli attacchi con la trivella infliggono danni maggiore. Va bene. Perfetto per me. Mangia carne. Lenire la sofferenza comune. Oh. Qui è Eleanor Lamb che parla. La mamma dice che non devo giocare con gli altri bambini, perché loro vengono cresciuti in base al principio cane mangia cane. Io volevo vederli, questi mangiacani. Così ho aspettato che mamma se ne andasse, e sono uscita per cercarne uno. E sai cosa ho scoperto? I mangiacani indossano pelle umana, sembrano proprio come noi. Cioè, proprio lei l'ha cresciuta totalmente distaccata dalle altre persone. Dio Cristo, spero che questo ti aiuti. Sì, è lei che ci manda sempre dei regalini, bellissima cosa. Ma in realtà è già un Pilith, perché effettivamente ci sta dando dei plasmidi.
ci sta dando dei piccoli power up e compagnia. Già sta facendo il suo. Brava bella mamma. A mamma, in questo caso a papà. Perché? Ah, non ho i dardi. Più avanti c'è una sorellina. Per ottenere dell'Adam devi prima sbalzarti il suo Big Daddy. Lui non ti attaccherà per primo, ma preparati a una lotta impegnativa. Chissà qua se è diventata veramente più impegnativa. Ah beh, ma posso farlo anche così. Ok, non c'ho bisogno per forza dei dardini. Daddy contro Daddy. Perché io c'ho il vago presentimento che io sono una merda e lui è OP as fuck? Dunque, quel Big Daddy non ti attaccherà per primo, ma per avere la sorellina dovrai piccolo abbatterlo perché siamo in grandi. Modo definitivo. Grazie. Gna. Minchia quanto è più piccolo rispetto al primo. Accidua. Sì, torretta, però mi stai a fa più male di che mi stai a fa bene. Mi stai a sparare dietro al culo. Accidua. A te ne affanculo. Riposati, figliolo. Ce l'hai fatta. Ora, lascia che ti salga in spalla e lei si fiderà di te come del suo daddy. Ah, perché giustamente non le... Non le... Adotta! Ah, mio Dio! Ti adotto tutto! Vieni qua da mamma! Mamma è sì brutta. Scusa, no. Oh! Perché giustamente noi non possiamo assorbire l'Adam. Ci siamo. Tutta Rapture è seminata di cadaveri. E quel piccolo mostriciattolo riesce ad annusare l'Adam che è in loro. Trova un cadavere. Madò! Tieni premuto R per farti condurre ad un cadavere con Adam. Ma che bello sto rework! Cioè poi non è un rework, è un... È proprio un cambio di prospettiva, perché nel primo tu assorbi. Qua tu porti la bambina... Cioè fai il daddy, hanno preso quel piccolo momento del primo e ci hanno fatto una roba un po' più figa. Mi hai ammazzato con il tuo... Oh mio Dio, ti adotto tu! Questo è il bipolarismo, Nego. È bellissima, sì, Lilith! Quindi... Ma questa roba di mood comunque è qualcosa di... Un attimo! Ah, vero, mi stai sopra. Mi giravo. Ma ho capito, ma che ansia. Sneaky there. Turu turu. What a thrill. Cazzo, non t'ho shottato. Una trivella furtiva su per il culo non lo shotta. Ma porca troia. Sì, Nego, tanto ormai l'hai capito che io sono scemo. Dove dobbiamo andare? I can smell it. Di qua. Qui? Qui non sono benvenuti quelli come te. Ah, aiuto. Ah, perché vogliono la bambina. Non l'avrete. Che tra l'altro quella musica ci sta anche bene, Franco, perché dobbiamo difendere la bambina. Ipipipi. Che cazzo è sto stronzo? Prima voglio... Ma scusa, ma mi hai fatto venire di qua? Ah, era giù. Da questa parte. Ne ho capito. Ah, eccolo qua. Ne ha trovato uno buono, ma non appena comincerà a estrarre l'Adam, i ricombinanti l'assaliranno. Preparati prima di posarla accanto al cadavere. Ah minchia, c'è proprio parte tipo lorda. Ma figata, bentornato Star. Tanto grazie per il support con le pubblicità, anche chi ha fatto l'abbonamento, belli. Vai, raccogli l'Adam. Quella bambina fa parte della famiglia.
Non è un giocattolo da usare e poi gettare via. È giusto che tu muoia qui. L'ennesimo curioso reperto nel santuario che Ryan costruì all'ego. La sollina raccogliata per te. Tieni lontani. Ma come tempo tira i combinanti? Vabbè. Loro non rinunceranno mai alla caccia. L'ha tirato da solo, ragazzi. Lascia stare quella ragazzina. È indifesa. Ma mentre stai venendo con una mazzetta, ma mi sta piavendo il culo. Ma vi pigliate in giro? Senti lì che frasi brutte. Non sarò il suo papà, ma madonna se vi apro il culo. Senti, ci stanno solo Ubaldi che mi stanno attaccando. No, non mi sa che non ripeto, non è Ubaldi. Bello come lo beve davvero sta cosa. È un dettaglio molto interessante. È molto molto interessante. Porti a casa anche me. Sì. Vieni qua che te porto a casa e sterminiamo pure tutti, madonna. Ora sai cosa ci giochiamo, figliolo. Ma per un plasmide ci vuole ancora un po' di Adam. Continua così. Acci tua. Mi piace veramente un botto stare, veramente fighissimo, è un cambio di mood della situazione, veramente wow, bravi, 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 mi è piaciuto un botto, il daddy più efficiente di sempre, sì, anche se mi servono dei power up, perché non sembra che sono armato fino ai denti, vabbè che magari i primi daddy li armavano, erano più leggeri, anche d'armatura, è per quello che siamo più fatti di burro. Sarebbe bello se te la fanno apparire ogni tanto di lato per fartela vedere. Però capisco anche che è un jumpscare. Non fatelo perché sennò infarto sul punto. Sul punto. Sul posto. Non apparire per favore che sennò muoio. Dov'è il prossimo? Ma infatti questa roba è veramente bellissima. Perché tutte... Cioè un sacco di persone mi hanno detto quelle robe? Non lo so onestamente. Madonna, mi hai fatto prendere un cazzo di infarto. Va benissimo così. Compare nella visuale. Mister Ball, io che strillo, lancio tutto quanto. Porca puttana. Cosa? Ti avevo parlato di lui. Ma che ascolti? Diventa veramente COD. Pa-pa-pa. Facile bestione. Acuccia. Ehi, dove sei? Ma hai rispawnato pure su qualcuno? No. Ridicolo. Ridicolo. Perché no? Perché? Acuccia. Non la toccate sta bambina, è la mia. Vaffanculo. Sono in pieno istinto materno. Porca troia, vi spacco. Non vi avvicinate. Ce ne dovrebbe stare anche un'altra. Oh. Bevo del vino. Stufato di carne in scatola. Che vergogna. Oh. Va bene. Preti ad retro. Sì, mi piace troppo il poter. Perché nel primo erano loro che strillavano e ti lanciavano addosso i daddy. Qui tu puoi fare il daddy. Puoi proteggerle. Puoi farteli fortissimo. I cani. Deve esserci un intruso nella proprietà. Molla quella bambina. Ma quanti cazzo siete? COD. No? Chissà se mi manca la loro mamma. Credo che finalmente i bambini si siano tutti addormentati. E ora che il parco è immerso nel silenzio, sono io a non riuscire a dormire. Contro il Vaticano. Sono io e te, signor registratore. Io, te, oh. E il 1959. Chissà cosa ci porterà il nuovo anno. Cosa? Cos'è stato?
È successo qualcosa, è andata via la luce. Bambini, restate nei sacchi a pelo, andrà tutto bene. Ok. Ah, perché era il 59. Quindi mi sa che era proprio pre-casino, era quella roba a Capodanno e cazzi e mazzi vari. Che comunque io stavo scherzando, ragazzi, ma questi mi sa... No, non sono preti. Oh sì. No? No, non credo. Buongiorno. Devo trovare un riparo. Va bene. Proiettili calibro 50.000. Ah, rivetto pesante. È un chiodo più grosso. Vero anche quello. Però sono passati 10 anni. Potrebbe essere anche cambiata la situa. Salve a tutti. Io sono Topo Gigio. Munizioni. Buone come l'oro. Ma io sto seguendo dove sta il cadavere. O sto andando a cazzo? Lo sento, bambina. Andiamo a prendere tutto l'Adam adesso. Tranquilla. Gli apriamo il culo. Sulla superficie il contadino lavora la terra, usando la forza delle braccia per avere una casa e una terra tutte sue. Ma i parassiti dicono: no, quello che era tuo ora è nostro. Noi siamo lo Stato. Noi siamo Dio. Vogliamo la nostra parte. Certo, Ryan, che parco divertimenti da rottura di coglioni. Posso essere onesto? Non posso... Ah, minchia, le texture veramente morte, non pervenute. Pensavo si potesse andare a rubare. ma secondo me tutto sto circo è quello più o meno, Lilith. Ma perché hai fatto esplodere quel barilotto? Era il mio. Mi fai esplodere i barilotti. Di là? Di là, adesso ci andiamo, C'è un cadavere, c'è un barilotto esplosivo, stiamo attenti. Dio Cristo, raga, è infinito. È infinito. Ah, adesso non posso più gabbare senza cosa. Peccato, senza Eve. Qui c'è? Accesso alla porta di servizio. Apri scale di accesso. Ah, ma è uno shortcut? Figata, è uno shortcut davvero. Bellino. Vabbè, allora torniamo giù. Di là si va avanti. Mi sa che in realtà questa è tutta una gigantesca zona. Sì, esatto. Cioè, è quella la cosa, Lilith, che tutta la gente di Rapture si è fatta fregare apposta per quello. Perché quella cosa del perché non mi posso godere quello per cui sui... È come noi in Italia, la partita IVA. Perché se io guadagno 1.000 devo dare, che ne so, 300 allo Stato? Io me li voglio godere tutti e 1.000. Certo, se poi quella cosa la porti all'estremo, so cazzi amari. Ma c'è una torretta lì. La sta riparando. Cosa vuoi? Non più. Angelo. Madonna, se mi devo riabituare ai tasti, ragazzi. Non potevo non usarlo perché sta lì. È proprio questa in realtà la cosa su cui punta molto Bioshock, da quel che ho notato. Cioè, la cosa delle scelte sembra la cazzata della bambina, non la bambina, ma è anche nel modo... di pensare, no? Cioè, quella cosa, quanto sei disposto a fare la merda, essere menefreghista, pur di sopravvivere, pur di diventare più ricco, di avere l'Adam e compagnia. Cioè, sta sempre tutto lì alla base. Ti tengono tutto molto sempre in quella zona grigia, perché magari ogni persona in mezzo alla situazione ci vede un motivo. Cioè, mo lasciamo perdere che io, tipo, che ne so, Cohen l'ho ucciso come uno stronzo perché... ma ha fatto pieno infarto e mi stava sul culo. Però là, chissà quante persone magari ci ragionano sopra sul perché ucciderlo o meno. Fa leva sulla frustrazione? Quello anche sì. E poi ci sono cascati, infatti. Cioè, quello il fatto è che loro dicono: sì, possiamo fare quello che cazzo ci pare. Peccato che state nella città di Ryan. Quindi qua Ryan si può godere tutto. Perché è la sua città. Come cazzo siete? Sei lì, credo. A più tardi. Cioè, sotto quel punto di vista proprio della psicologia, è una figata. Non è roba chissà quanto profonda, eh. Però nella sua semplicità fa qualcosa di veramente bello. Questa mi sa che è una versione tipo
1.0 della Batisfera. Abbiamo trovato l'Ada, Bobby. Ah, oddio, proprio qua dovevamo stare, ragazzina? Guarda che qua ce l'abbiamo dato in culo forte forte a papà, eh. Io te lo dico. Qui ci fanno male, male, male. Ecco anche perché ci stanno così per fare le trappole. Perché ci stanno veramente le orde. Quindi tu piazzi le trappole. E piazziamole allora. Tanto queste poi possiamo riprenderle, anche se penso che dopo un po' che vengono usurate, esplodono. Spero. Io piazzo tutto. Anche sul culo le metto le trappole. Vai bambina, ti proteggo io. Vai a papà. Prosciugalo tutto. Anzi, mi preoccupo per te esattamente tanto quanto qualsiasi altra creatura senziente. Ma non posso sacrificare un migliaio di figli per un solo figliolo ribelle. I trappole da Kiko comunque. Torna da me, sarà tutto. Madonna che cosa ansiogena, perché questi continuano a dire ste frasi perché vogliono la bambina, non so se proprio per l'Adam o per averci tipo la figlia, oppure lo fanno per convincerla. Buongiorno. Minchia, quanto cazzo di male. Ma lascia la bambina, prete bastardo. Ma se stanno a curarla, ma che figata. Se vanno a curare. Bellissimo. Giustamente sei la stazione per noi e anche per gli altri. Simpatico degli altri papi. Grazie, lo so. Vieni qua. Big daddy ever. Okay, io con capo, i bambini. Ora abbiamo quasi tutto l'Adam che ci serve. Per avere il resto, sbarazzati di quella sorellina. Nel laboratorio dovrebbe esserci uno di quei loro condotti. Portala là. Ok. Meno male che non ha detto per favore, per cortesia. Dei badge bon... No, mi dispiace, Star. Porca puttana, che merda di app. Questo piano di fuga. Che era quello, mi sa. Isolato dal resto di Rapture, ho cominciato a razionare le scorte. Esatto, Lilith, anche perché se noi, per questo motivo, noi in Italia abbiamo la situazione che abbiamo alla fine. Che cercano di entrare a tutti i costi. Vogliono il mio cibo, le mie armi, vogliono tutto. Che ti devo dire, signorino? Devo rimettere in sesto il sommergibile da trasporto che sta arrugginendo nel vano di manutenzione. Poi abbandonerò questo buco. Questi animali vogliono Rapture? Possono anche prendersela. Esatto, cioè perché ha detto sbarazzarsene? Dio, riportala a casa, insomma, falla riandare nei condotti, Dio Cristo, a casa. Porca puttana, io ho capito che ste bambine vengono viste molto di malocchio, perché alla fine, raga, sono persone che te... Cioè, sono bambine che ti vengono quando sei morto, che ti succhiano tutto l'Adam. Ho capito. Ma manca sta a fa così, Dio Cristo. Manca sta a fa così, onestamente. Cassaforte. Dato devo prendere... Devo prendermi qualche kitiv perché sto con le pezze al culo. Non li vende. Bene così. Figlia, però sto notando che i danni... Madonna, mi è partita la voce. I danni rispetto all'originale sono più grevi, eh. Cioè, sono più pesantini. Figa come cosa, l'apprezzo. Perché il primo ho giocato a difficoltà normale... Era... Ti sentivi molto Dio qua. Chi è? Qua ti devi un attimo gestire bene la roba. La Lamb sta diventando un problema. Quella donna è una dannata collettivista. Qui, a Rapture. Come ha fatto il consiglio a non accorgersene? Peggio, per nascondere i suoi veri intenti, fa il lavaggio del cervello ai suoi pazienti con le sue fisse spiritistiche. Un nuovo Cremlino sorgerà intorno alla sede del Consiglio prima ancora che vedano il pericolo. Non farò infettare la mia città dai parassiti, qualsiasi sia la loro forma. Penso sia ora di rivolgersi a Sinclair.
Ok. Quello con cui stiamo facendo noi. Che ci avevo preso, come avevo comunismo. Qua ci dovrebbe essere un signorino, ma a quanto pare il gioco mi dice di no, perché lo sento che tosse là dietro. Tossisce. Tosse non è propriamente... veramente... Che è successo? Questo mi ha fatto male. Madonna, sei in daddy, un po' di fuoco ti fa male. Sono praticamente opposti, sì. Siamo crashati? No, ok. Madonna mia, raga, io c'ho il terrore, Dio Cristo. Sono vera... Cioè, lei infatti qua non si sa perché cazzo ci sta. Forse l'ha fatto apposta a infischiarsi perché voleva poi fottersela pure lei. O inizialmente ci credeva davvero. Magari. Vabbè, ma rispetto a questa sicuramente star, eh. Cioè... A mani basse per adesso. A mani basse. Di qua? Poi vediamo come si sviluppa anche il suo personaggio. Dove cazzo sto andando? Sento qualcuno. Sette teste, dieci corna. Perché sta fa la cosa del diavolo? Quella mi pare che è una roba per il diavolo, i cazzi e mazzi vari. Caffè, Kittiv, questo. Rapture è il paradiso dell'individuo, Eleanor. Con Ryan, le voci di un'intera città cantavano le lodi della brama e dell'orgoglio. La verità, invece, sta nel corpo. Sono già stanchi di combattere questa vana lotta l'uno Porca contro puttana. L'altro. Osserva le schiene piegate, i volti scavati. Ryan ci aveva promesso di più, sembrano dire. In cosa dobbiamo credere? E Eleanor, è compito nostro dare la risposta. Va bene. Pure tu non stai bene. Abbiamo capito. Ma tu sei veramente morto? Sì, esatto. Lui dice, guardate, la situazione è questa, per carità, te frega e compagnia, eh. Per carità del cielo. Però... This way. Papam papam. Sulla superficie. Hey! Lo scienziato investe le sue doti mentali su una singola, miracolosa idea. È presto o tardi emerge rispetto agli altri. Ma i parassiti dicono no. Le scoperte vanno regolate, vanno controllate. E poi alla fine concesse in uso. Va bene. Ok, Ryan. Soldi. Tutto quanto. Un po' di caffè che ci aumenta l'IV. Roba nucleare qua. L'artista si sforza di racchiudere i suoi ideali in un'immagine. Di sfidare il suo pubblico. Di rendere la sua visione immortale. Che belle ste cose però esteticamente. No, la tua arte deve servire la causa. I tuoi ideali sono un pericolo per il popolo. Va bene. Sento un daddy o me lo sto immaginando? Signore altissimo. Non vedo l'ora anche del 3, infatti. Buongiorno. Guarda, lo so che stai là dietro. Diventato Counter Strike. Ah, perché mi sa che così hai più contro... Almeno leggi prima il nostro opuscolo. No, è per mira un po' più preciso. E basta. Salve. Questi sembrano dei soldati dell'SS con questi colori. Tantissimo. Qua ci ricolleghiamo qui. Oh, un po' di rivetto. L'hanno fatto come robo, se ti vuoi sentire molto shooter. Ci mancava soltanto che hai la mobility come quella di Doom. E hai fatto. Salve. Io mi metto di qua.
un dardo per hackerare, quindi ci sta sicuro qualcosa da hackerare. No. Sure about that? Peccato che non ti puoi arrampicare tu, cucciolone. Peccato. Una birra, uno snack alla crema, va bene. Diciamo che proprio penso sia quello l'obiettivo che cerca anche di farti capire, Lilith, che il troppo stroppia, cioè l'estremizzazione di qualsiasi cosa porta porta soltanto al caos. Devono vivere privatamente e servirsi dei propri talenti per provvedere a voi. Impararono a non versi le bugie della chiesa e del governo, ritenendosi i padroni del sistema. Ma i parassiti dissero: no, i bambini hanno dei doveri, andranno in guerra e moriranno per la nazione. Va bene. Ma tanto il... Io sto andando proprio dalla parte opposta di dove devo andare. Vabbè, almeno stiamo finendo di esplorare sto luogo qua. Tutto bene, Ubaldi? Io controllerò come si chiama. Sono abbastanza sicuro che non sia Ubaldi, comunque. Non mi viene nome. È stato anche in Tail, sto doppiatore, che ha fatto un personaggio. Ha fatto K. Perché non seguo la... ma perché mi piace esplorare. Bravi. Mi piace che vi siete rassegnati, io che esploro. Roba. È un cadavere. Secondo i miei calcoli, 2 settimane da quando siamo bloccati in questo dannato parco. Fidel ci ha isolati. Non mangio da... Tutte le scorte che abbiamo servono ai bambini. Con gli occhi gialli perché sono le sorelline. Servono più a loro che a me. Io non so cosa accadrà. Mi sento debole. Naturalmente i bambini l'hanno notato e non mi danno più retta. Cosa accadrà quando non ci sarò più? Resteranno da soli. Madonna, bella però sta cosa che hanno cambiato qua, perché nel primo tutti gli audio erano tutti di persone importanti a Rapture, erano proprio quei 4 personaggi chiave. Qua una cosa che sto adorando è che ci sono anche sti cittadini, sti personaggi secondari e compagnia, che hanno delle loro piccole non side quest, però side story, che vanno avanti, che hanno delle conclusioni, mentre ti senti gli altri, fanno capire anche meglio della città. Vaffanculo. C'è una principale, di che cosa? Dici di missione? Tecnicamente sì, cioè sarebbe la storia, però sti giochi sono un sacco belli anche nell'esplorazione. Cioè andate a cercare tutti i cazzapippoli, le cose extra in giro, infatti qua è finito. Cioè venire qua in fondo serviva per farti... essenzialmente finire la sua, chiamiamola, questline. Ora la Tenenbaum preferirebbe che tu ritrasformassi quella sorellina in una bambina normale. Riceverai Adam appena sufficiente ai nostri fini. E forse le altre bambine cercheranno di ricompensarti. Ah, invece andate qua. Ma Rapture è una città che gioca d'azzardo e quella creaturina che porti sulle spalle è un piatto molto ricco. Non la uccido. Vincere. Cala quel lasso e potrai permetterti più di un semplice plasmide. Ma vattene a fanculo. No. Giù. O noi, no! O loro. Non l'ha ucciso la mia bambina. Non l'ammazzo. Affanculo. Gli sparo un colpo in canna se posso. Non ti permettere mai più di dire che devo uccidere la mia bambina. Hemlock, benvenuto, bello. Come stai? Grazie per il raid. Non l'ammazzo la mia pampina. Perché storia si mangia. Letteralmente sì, si potrebbe dire. Oh, di nuovo le cassaforti. E qua? Vabbè, ok. Cioè, questo però rende le cassaforti. Sto zitto. Sto zitto. Sto zitto che è meglio. La Madonna. Gesù Cristibus. Ella! Ferma la consula per ricevere soldi extra. Che cazzo vuol dire? Il glitch dei soldi infiniti si è creato. Metto i soldi dentro una cassaforte, la scassino per bene, diventano da 2 a 4. Cosa vuol dire? Benvenuto bello da quanto, come stai? Cosa stavi giocando a Minecraft? Attenzione! Fammi vedere, 22, proiettili anti-uomo e rivetto pesante. Ok. Perché quello mostra una clip casuale del canale, Star. Di qua davvero?
Lì qua. Soldi che non fanno mai male. Un'altra vita chamber, va bene. Portando una sorellina in un condotto, puoi scegliere se salvarla o prosciugarla. No. Se la prosciugo ottieni il massimo di Adam da spendere in plasmi, ma lei non sopravvive al processo. Se la salvi riceverai meno Adam, ma la ragazzina potrà essere curata. Vabbè, come nel primo. Quello che cos'è? Birra. Oh, ho dato con la bambolina. Kit medico. Buonasera, Skeller. Come stai, bella? Oh, è ora della nanna. Vai a casa. Madonna, bella di papà. Vai via. Grazie. Vai, su. Ah, il nostro uomo di latta ha un cuore, dopo tutto. Esplodi. Secondo me è solo un peso qua giù. Ma è comunque abbastanza Adam. Recati alla Hall of the Future e ricombinati con incenerimento. Vabbè, peccato, non gli posso dare veramente una mano. Peccato. Io tutto bene, parte un po' di stanchezza. Guarda il braccio, non ti sembra un po' troppo piccolo? Sembra molto magro dal braccio. Dici, il nostro protagonista, l'avevo notato effettivamente. Cioè, che... ma magari non ha l'armatura. No, l'abbiamo vista all'inizio. A meno che... ma infatti, boh. Cioè, il fatto è che noi non abbiamo il plasmide che ci ha dato nel primo la Tenenbaum. Quindi non siamo noi che la curiamo. È tipo una visione. Qualcosa del genere. A meno che sarebbe fighissimo. In realtà... magari sarebbe bello se Jack è tornato giù con la Tenenbaum e gli ha dato una mano a curarle, però non credo. Bisogna capirla come roba, effettivamente. Perché è vero, non è corazzato. Sì, esatto, non è quello di Daddy che c'ha la corazza fino al culo. Va bene. Adesso siamo senza bambina. Se non riesco a farti del male, smetti di ignorarmi. Adesso è più carino. Cazzo, vabbè, ho capito, c'ho i proiettili veramente contati. Mi attaccano. Come parti? Finiti? Sembra di sì. Potrebbe... beh, mi sembra strano che sia però una visione di quello leggero. A meno che effettivamente... no, però ci ha attaccato. Cioè, sarebbe figo se fosse il Daddy slash Big Sister magrolina. Cioè, ce n'è tipo una, in realtà le sta salvando. Qualche roba del genere. Però sappiamo ancora talmente poco di quella signorina lì che non lo so. Beh, pesi più, ma non so, perché noi siamo grande come Daddy Lilith. Lei è più alta di noi, o lui, It, quella cosa è più alta di noi. Quindi, cioè, almeno da quanto mi dà a vedere la visuale, chi è che mi ha sniffato dietro l'angolo? Ora dirò a caso una verità molto scomoda su noi uomini. Ci grattiamo le palle e odoriamo. No? Sbagliato? Non è vero. Prendi quello e porta. Intanto sbucherà qualcuno. Sicuro. La bigga stolfo. No? Sicuro? Sure. Shuri Shuri? A quanto pare sì. Ma infatti credo di sì, Kai, perché cioè i signorini e l'altro Daddy stesso era più piccolo. Lei invece è molto molto a stolfo, la chiameremo per adesso a stolfo, lo chiameremo, è molto molto più grande. Beh, penso sia una cosa franco, vabbè, meglio che non metto bocca nella faccenda. Però sì, è molto probabile. Poniamola così. È molto molto probabile. Ah,
Rimani in silenzio dopo aver cacciato sta bomba. Vieni con me tu. Allora, lì ci siamo stati. Qua si torna indietro. Tanto qua sarà rispawnato tutto, conoscendo il gioco. No. Vediamo se c'è il danno da caduta. No, noi cadiamo dalla luna. Facciamo un cratere. Però tutto a posto. Qua abbiamo preso. Yes. Qui ci posso entrare. Oh, oh, aspetta, aspetta. Lì dietro c'è qualcosa di figo. E come apro qua? Fammi vedere. Questa è una porta che si apre da dentro solo. Come, come? Scusa. Scusate, ma c'è un problema di... Perché è un finto sfondo fuori. Cioè, lì non c'è un cazzo. Però c'è la stanza. Allora, vai, è vero, abbiamo la mappa. Minchia, qua non ci si può proprio accedere. Bravo. La laviamo al suolo questa merda di casa. Kyle, bentornato per il sesto mese, bello, nella gang. Grazie mille per il support. Sembra un piacere averti qua, bello. Vabbè, dettagli. Sì, questo è da gioco vecchio proprio. No, qua non ci si può entrare a meno che in qualche modo non riesci ad aprire. Però come? Io sparo a cazzo. Grazie veramente, Kyle. Forse posso dare una scossetta a quello? No. Vabbè, che tanto poi si esplora per bene. Per adesso seguiamo la trama. Forse da sopra. Ma neanche in realtà. Ci potremmo entrare dentro con una sorellina? C4! Magari! Con F5 sparo. Perché con F5 sparo? Basta, gente! Fate a pezzi questo posto! Non sono ancora morto! Devo sparire! Maronghe! COD! Finiti? Ce ne dovrebbe essere un altro. Ah no, l'ho colpito con un proiettile vagante e è morto. F5 basito invece di F4. Oh oh, fucile mitragliatore, signorino. Minchia, però ti danno molti più soldi. C'è da dire questo, effettivamente. Ti danno molti più soldi rispetto all'originale. Molti, molti di più. Allora, tu dammi un po' di kit di Eve. Finito i soldi. Devo aggirarli sti cosi. Ella. Va bene. Giriamo pure questo che tanto qua ci torneremo. Oh Daddy, benvenuto Vittorio, come stai bello? Da quanto? Che vuoi da quanto? In realtà da poco. Ah, e ti droppano carburante vettivo. E ti droppano una robettina la prima volta che li hackeri. Perché sono molto spammate. Però qua sono già molto... Cioè sono molto leggere rispetto all'originale. Perché ora siamo comunisti. Comunismo. Dov'è? Allora, seguiamo la freccia. Credo. Sì, perché dobbiamo andare a prendere al Gadar. Però il Gadar sta lì. Scusa, mi stai mentendo? Oh, ma non ti preoccupare che quei robbi sembrano molto ardui. In realtà, beh, seguiamo sta freccia, che cacchio. Quei robbi sembrano molto ardui, ma sono molto fattibili, bello. Però in bocca al lupo comunque. Che cazzo di giro mi sta facendo fare? Questo è un cuscino. Ah no, perché qua era crollato. Brava bussola, se no avrei fatto il giro doppio. Io prendo questo. Me devo abituare a tutto. Tu prosciugheresti il popolo del suo stesso sangue. Rapture è come un corpo, Delta. Io sono la voce. E la Big Sister è la mano. Quando Rapture parla di te, dice solo questo. Dormi ora. La tua giornata è finita. È la sorellona, ci ho preso.
Bellissimo. È una sorellina che è cresciuta. Madonna, ma quanto cazzarola. In bocca al lupo, Vittorio. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Io mi ricordo che il mio non lo passai. Però tanto dovetti fare semplicemente un esame di recupero. È essenzialmente l'esame d'accesso all'università. Lì te vedono più o meno come stai messo e almeno dove andavo io alla Sapienza, se non passavi determinate robe ti facevano fare gli esami di recupero. Cioè facevi schifo in logica, ti facevano fare l'esamino di matematica. Mettiamola così. Pipipi. Allora, ma in realtà possiamo comprare un sacco di roba. Incenerimento. Va bene. Cuoci, nemici, a 1000 gradi. Attenzione alle scintille. Okay. Sì, stai tipo in prova. Mettiamola così. Cioè, quando non lo passi stai in prova. Dipende molto da università a università quello, Star. Minchia di... Ah, ok, quello per i kit. Cazzo mi sono... Vabbè, tanto posso comprare tutto. Congratulazioni per il tuo recente acquisto del plasmide incenerimento. Bello che cambia il Immaginiamo guanto. Immaginiamo che Tom vada a un romantico appuntamento con una ragazza. Cosa potrebbe mai impressionarla di più se non il camino che si accende con uno schiocco di dita? Sì, ma se io accendo quello do fuoco alle signorini. Pensavo esplodesse. Esattamente, Skeller. Cioè, come se entri col debito. Poi fai un esame. Oh, porca puttana! Ma è un vero mortorio. Carl vuole accendersi un sigaro. Ma Carl c'ha la mamma zoccola. Fanculo. che era durante il Covid. Durante il Covid. Siamo qua. Ecco, questa è fatta proprio con il microfono dei cinesi. Guarda i fiori che cresciamo. C'è un microfono che gratta talmente tanto. Potete farci il parmigiano. Miglioramento IVE, Bertone Cinegia, corazza, crackout, energia alimentare. Ah, ok. Ah, minchia, permetteva di farlo anche in teledidattica così lontano. Figata. Oh, bevi la birra. Ma questo è gas? O è azoto? Ah, questo invece non è schiocco, ma è puff, dai fuoco. Va bene. C'è qualcosa di interessante? No, era per i droppini. Nel frigo c'è qualcosa di bello. La madonna, sfondo tutto. Che cazzarola. Fatto tutto di pongo. Va bene, comanda la Big Sister, che me la sta mandando a caccia dietro il culo. Vero? Ovviamente. Palla di fuoco abbiamo sbloccato. Madonna, quella roba è una rottura di coglioni, Vittorio, ti capisco. Li usa anche lei, giustamente. Ma bellissimo. Li usa anche lei. Figata. Il papà contro la sorellona qua è. Di qua. No, ok, è più piccola in realtà, ragazzi. Sembrava molto più grande nelle cutscene. Ma in realtà è più piccolina. Dov'è? Madonna che... la puttana. C'era delle cinesi. Forse è debole al fuoco.
è debole al fuoco. Diamine, figliolo, persino una Big Sister non riesce a fermarti. Bene, torna indietro e sciogli il ghiaccio, così potremo lasciarci alle spalle questo parco dei divertimenti da quattro soldi. Che tra l'altro dalle Big Sister prendi l'Adam a caso, perché sono sorelline cresciute. E Baldur's Gate ci doveva stare anche oggi, però ci sarà, non domani perché non c'è la live, ragazzi, c'è giovedì. Però in una settimana normale solitamente ci sta il martedì e il giovedì. Bioshock lunedì e mercoledì, e il venerdì facciamo di Armored Core. Sì, cioè queste sono... Tanto 40 di Adam. Cioè queste perché ti danno una cosa anche per ucciderle. Cioè magari puoi evitarle, però se le uccidi ti dà... Madonna, quanto drop. Ah no, era il cestino. Però figata che danno una spiegazione a che cosa succede a delle sorelline che crescono. È una figata assurda. Molto molto figo. Apprezzo. Ah, queste devi ucciderle tutte, perché giustamente non credo ti lasciano scappare. Va bene, prendiamo di Kitiv. Ora è Big Orfanella Croccante. O per fare come Andros, Croccante. Non riuscirò mai a farlo come lui. In realtà io adesso vorrei esplorare, visto che siamo negli ultimi tot di live. Esploriamo. Lì devo ancora capire come Stracacchius si apre. Perché tanto mi sa che se riprendiamo il treno cambiamo zona, quindi si va avanti. Vabbè. Di qua c'era del ghiaccio, vero? Perché mo' abbiamo anche il fuocheretto. Il fuocheretto. Che tra l'altro l'ho detto proprio prima per scherzo, ma ci sta... Puoi fare veramente il kink con la palombara. Figlia mia, perché... ma perché secondo me sono costrette. Perché se come... se sono come i Big Daddy... delle generazioni più recenti, vuol dire che sono un sacco condizionate mentalmente. Cioè vuol dire che loro sono obbligate a fa' quella roba. Non è che devo sfondare tipo qua. No, non ci si può passare. Gesù Cristo. No, mi sa che di qua invece non c'era il ghiaccio. No, no, perché c'è tutta l'acqua. Il gaslight più forte della loro vita, Vittorio. No, ho sbagliato via. A meno che non si deve... Ma il fatto, raga, è che non c'è nessuna cosa. Cioè, non c'è niente che ti fa capire come passare. A meno che... No. Staff only. Magari c'è qualcosa al piano sotto? No, più sotto non ci si può andare. Più sopra nemmeno. Questo è molto da gioco vecchio. Torniamo di là. Ah, lì devo arrivare in qualche modo. Tu fai bene a fare questa cosa, stare. Ammetto che lo faccio anch'io con le più svariate cose. Bisogna controllare. Lilith anche in modalità madre super cazzuta. Ma attenzione, ingresso solo personale. Il fatto è che a meno che qua c'è sta qualche buco di merda da cui posso... No, sono tutte porte chiuse. Mi sa che a un certo punto... Cioè, dobbiamo trovare tipo il controllo generale da cui si stacca tutto quanto. Lì c'è una birra. Quando pur di essere ubriacone sbloccati i superpoteri, Dio Cristo. Sotto non c'è niente. E il dorato era pieno di robettine, mi pare, da sciogliere. In realtà sto dicendo una gigantesca fessacchiotteria. Però non si sa mai. I tecnici informatici, se non si laureano, diventano questo, Vittorio. L'ha promesso lei. L'ha promesso l'agnello sacro. Tu non ci... Ecco che qua stavamo affrontando il daddy e sono andato via perché c'avevo la bambina da dove badà. Dobbiamo perciò sradicare il tiranno a livello genetico. Solo così porremo fine al peccato.
A questo serve la famiglia. E questa è la nostra. Toretto del botto. Un altro robo. A meno che lei non voglia tipo fare il lavaggio del cervello a tutti gli abitanti di Rapture per riportarli a essere normali. Finalmente ho trovato una di quelle bambine. Vestitino sporco, tutta sola. Mi sono avvicinato, pregando che fosse la mia piccolina. Mark, stai calmo. Quella stava succhiando del sangue da un cadavere. Non era lei. Vampiro. L'ho fissata, confuso e poi quella cosa, quel mostro corazzato che ci aveva sottratto Cindy, mi è saltato addosso dal nulla, urlando come una bestia. Sono fuggito, ma che Cindy sia diventata una di quelle cose. Devo trovarla, ora più che mai. Questo si è trasformato veramente in un daddy. Quella si chiama pokefilia, Star. È talmente tanto diffusa che è nato un termine proprio solo per loro. Questo è lo shortcut. Di qua si va di là. Tecnicamente sì, ma non lo sta facendo così tanto qua nel secondo scale. Non so perché, infatti. C'è anzi della roba che me l'ha aumentato. Di qua è dove ero stato. Andiamo di qua a controllare. È vero, lui non sa che è quella roba perché lui è totalmente estraneo. Mi affascina molto come personaggio. È molto molto bellino, Mark. Ok. Brandy diminuisce, sì. Ok. Distributore. Qua c'è per guardare. Oddio, sto. Beh, prenderai cagotta a fischio. Rapido e indolore. Ci ho preso. Il cagotto a fischio. Magari sarà rapido e indolore. Boom! Fortissimo. Più che morto, secondo me è diventato un daddy. Perché se è arrivato durante quel periodo, Ryan, per zittirlo, potrebbe averlo trasformato. Ma tanto, tanto, tanto. Di qua, oh, c'è una porta da aprire. Madonna, sta cosa che ci abbiamo l'ombra mi mette un'ansia incredibile, ragazzi. Oh. No, guardate che stronzi. Perché c'è l'ombra. Tu ti avvicini, ti fanno vedere un'ombra dietro. Shh, okay. Vabbè, hai resistito a una fulminata. Madonna. Cioè, questa si è talmente tanto cambiata che si è fatta un tacco finto. Va bene. Schifoso, però. Qui è un santuario per la Lamb. Vediamo se ci sono dei piedini. Non ci sono i piedini. C'è un audio, però. Io conosco la superficie, Eleanor. Ci ho trascorso metà della mia vita al servizio del bene comune. Poi però il tacco punta ho sentito le mie parole distorte da vecchi uomini grassi, appostati come avvoltoi sulle ceneri di Hiroshima. Se il mondo moderno fosse un mio paziente, direi che ha tendenze suicide. Forse solo su questo Andrew Ryan ha ragione. Rapture è una liberazione. Va bene, qua eri ancora un po' vagamente samichia. Qui soltanto proprio per la lore. Solo lore. Va bene. E qua dovremmo aver preso tutto. Qua c'è del pesce, se lo volete, ci sono le bamboline. Quante bamboline? Un tempo non c'erano margini di guadagno con questo negozio di articoli da regalo. Riuscivo a malapena a vendere questa merda per turisti a un centesimo in più rispetto al prezzo di costo. Poi ho incontrato quel dritto di Sinclair e lui mi ha fatto una proposta interessante. Ha detto di conoscere dei disgraziati di Bopper's Drop che potevano assemblare questa roba a metà del prezzo che pagavo di solito.
Ogni tanto dovevo togliere qualche ago dagli articoli, ma a parte questo, tutto ok. E ora sì che guadagno. Ok. Ti immagini che bello Lilith arriva, però tutto robotico con la voce da Daddy. Allora, c'è qualcuno? Anch'io volevo vederti. Chi è là? Leo, di nuovo! Ho capito quanto male. Dio Cristo, sono corazzato. Invece niente, ho detto grazie per il support con le bucine anche chi ha fatto l'abbonamento. Del singolo. Insieme siamo una famiglia e attraverso la vita trascenderemo l'ego. Sei schizzata. Seguiamo la freccia. Anche se, cioè, nel senso, io continuo a dirlo, quella porta che c'è dietro un plasmide, come cazzo si apre? Sì, sì, so che fa gna così, però mi piace più dare mi ricorda la chiave inglese sui denti. Bellissima. Ah, minchia! Eravamo passati qua prima. Ryan vedeva l'individuo come un eroe, come un nobile superstite. E Rapture era il suo paradiso. Aspetta che non mi ricordo se di qua c'era qualcosa. Il risultato? Schiavitù, genocidio, caos. Ora che il tiranno è morto, siamo una vera collettività. Un'unica famiglia. C'è qualcuno? Va bene. Sì, solo che lei è diventata proprio comunismo. Comunismo, Kyle. Cioè, è diventato proprio quello puro. Più o meno, un po' modificato, per carità. Mi manca la chiave inglese, sì. Era molto più bellissima. Cioè, mi piace la trivella perché posso fare anche l'attacco caricato, chiamiamolo così, Però, non so, prendere le persone acchiavettate sui denti mi manca un po', no? Di qua non c'era il ghiaccio. Eh sì, è la stessa roba con una forma differente, ma perché tanto è sempre quella la roba che il troppo stroppi e ci cascano sotto. Dava soddisfazione troppo, Skeller. Eccola qui. Che cazzo. Proiettili. Cosa di Eve? Sparizione. Sono volati dei soldi. James fu l'unico uomo che abbia mai amato. E adesso è come se non fosse. Anche perché se spariscono le sorelline, c'è sta un'assassina che gira, Lilith, effettivamente. E arrossì tutto. Gli piaceva ascoltare canzoni che parlavano di come si vive davvero in questa città. Credo che abbia cercato di organizzare un'opposizione a Ryan. E ora lui è scomparso. E io sono qui a cantare Sorgi, Rapture, Sorgi. Impaurita a morte che possano venire a prendere. Anche me. Allora, qua sta per diventare, ragazzi, una trappola piena di gente. Quindi. Non si sa mai. Gli hanno attaccato i... come si chiama? I cosi, i blocchi di cemento, però al contrario, Kyle. Qua non c'è niente da fare, andiamo ad accendere. Rise, Rapture, Rise, Sorgi, Rapture, Sorgi. Ah, ok. Ma mi sa che era l'inno che abbiamo sentito anche nel primo, non era quello? O è un'altra roba totalmente? Pobre sei in Vietnam. Venga! Ok. Eccezionale! Sei la proverbiale manna dal cielo. Ora apri la galleria dalla cabina di sicurezza laggiù e io uscirò e salirò sul treno. Non mi pare stia dicendo qualche would you kindly, quindi. Ciao! Mi piace guardare un uomo negli occhi quando gli do la mia parola. Tu e io, ragazzo, ne vedremo delle belle. Ecco, forse è un po' una cosa che... Sono come si muovono le cazzine. Golem di Sinclair, col compito di bloccare le braccia di Rapture mentre lui fruga nelle sue tasche. Ciao. Invece no, tu sei conscio della tua condizione.
Chi, mi chiedo, potrebbe essere così crudele? Costringere un uomo senza volto a guardarsi nello specchio. Madonna. La Lem ci aspettava. Esci con le armi spiegate e sali a bordo. Buono. A distanza. Ridicolo. Eravamo nel bel mezzo di una discussione. Pronto? Dio, non c'è nessuno. Beh, siete coglioni se passate in mezzo a fuoco, però. Minchia che me. Mi sa che devo giocarmela a 120. Mi sa che me lo devo... Eh sì, il gioco si è offeso. Mi sa che devo togliere il lock ai frame. È il secondo star. Gioco vecchio. Il fatto è che io non volevo giocarmelo a 120, perché se no il computer, comunque stiamo in live. Però credo di potermi permettere di giocare Bioshock 2 a 120. Credo di sì. Riavviamo. Speriamo che non sia in Kungo come cosa. Ah cazzo, dovevo cambiare la risoluzione. Adesso ve lo fa vedere. Spero. Sì. Vedete quella fascetta là sotto? Adesso risolviamo. Comunque le prime live di sti giochi sul canale sono sempre veramente molto trial and error. Se deve scoppiare ogni oretta, sì. Mettiamo 1920. Sì, tutti che parlano di filosofia e poi sono delle bestie di... Cosa cazzo stai dicendo? M'ho capito. Ma mettetelo un checkpoint. Ma che cazzo? Questo sì, siamo all'inizio del... Vabbè, andiamo in speedrun, raga. Ma ho capito, ma... Cioè, nel senso... Ma almeno nel primo c'erano i checkpoint ogni tot. Addio madonna, lasciamo. Qua è come Baldur's Gate, è davvero. Tanto ce lo facciamo in 5 minuti. Ma che cazzo. Culo di rottami. Riesci a rovinare ogni cosa che tocchi. Cattivo. Sei cattivo, Roger. Probabilmente sono state le tue goffe mani grosse. Ah, porca troia. Vedo se ci sta una mod per i checkpoint, perché... Che cazzo. Vai lontano da... Ma nemmeno a fa così. Come osi? Grazie. Allora, Rush B, ragazzi. In realtà non devo venire qua, devo andare... Ma tanto mi devo rifare pure tutta la roba con la sorellina. Ma cazzo. Ma ho capito. Ma manca sta a fa così. Ah no, questo è un barilotto. Questa lenda sembra una donna cu. Non serve. Questa è tua. È durissima, signora. Sì, hanno detto che non possiamo aggiustare troppe robe, quindi rimaniamo un po' così. Finché non mi raggiungi sarò intrappolata qui. Posso solo contrabbandarti questi doni. Se i checkpoint aiutano, fare. Figlia. Se i checkpoint aiutano, io ti vengo più che volentieri a salvare, cucciolona. Ci vengo tantissimo. Signora, siamo... Che poi signora, signorina, ci avrà tipo 14 anni. Vabbè, ho capito, ragazzi. Salveremo ogni mezz'ora. O ogni 20 minuti, o quando è. Le. Non è con spazio, Dio Cristo. È con F. Continua a saltare come un rincoglionito. Questi mi diminuiscono live. Andiamo veloci.
Dunque, quel Big Daddy non ti attaccherà per primo, ma per avere la sorellina dovrai abbatterlo in modo definitivo. Ricarica. E a distanza? Riposati, figliolo. Ce l'hai fatta. Ora, lascia che ti salga in spalla e lei si fiderà di te come del suo daddy. Vieni, cucciolina. Su, mamma. Adotta. Almeno la rivediamo. Sì, come stai? Porca puttana, però. Ci siamo. Allora, giriamo tutto velocemente, così non mi devo rifare tutta la zona. E quel piccolo mostricciattolo riesce ad annusare l'Adam che è in loro. Trova un cadavere. Con che nonchalance? Qua sono più basso di un tavolino. Io sono un daddy nano. Non è possibile. Questi. Pipiripiri. Chissà se l'eternità è calda o fredda. Sta ballando, papi, sta ballando. Eh sì, è veramente alta 10 centimetri. Allora, il primo di cadavere dovrebbe sta qua. Uno buono, ma non appena comincerà a estrarre l'Adam, i ricombinanti la saliranno. Preparati prima di posarla accanto al cadavere. Faccio, dammi un attimo. Vai. Sbranalo. Cioè, arrivo, prosciugalo. Quella bambina fa parte della famiglia. Non è un giocattolo da usare e poi gettare via. Tranquilla, Tenenbaum. È giusto che tu muoia qui. L'ennesimo curioso. No, adesso mi esplode in faccia. Chiuso reperto invece nel santuario che Ryan costruì all'ego. Sì, non mi fare sta cosa, perché se no la tiro. Dio può. Oh, i ricombinanti finché non ha finito. Loro non rinunceranno mai alla caccia. Mi sono salvato una volta. Buongiorno. Dai, calmo. Diventato Doom. Arrivo, no! Oh, pazzo, c'ha perde la bambina, pezzo di merda. Tipo, spero sia stato divertente. Arrivo. Porca troia. Hai fatto? Bravissimo, bevi tutto. Sei sempre tu a salvarmi dal mostro. Oh. Ora Madonna. Sai cosa ci giochiamo, figliolo. Ma per un plasmide ci vuole ancora un po' di Adam. Continua così. Bellino. Posso? No. Qua c'era la lira di Cristo. Inciappiamo tutto velocemente. Si spamma F, si spamma. No, non lo voglio leggere il diario. C'è qualcuno? Le farei del male! Non le farei del male. Senti che provano a dare delle giustificazioni. Delle rubettine. Dovrebbe essere di qua, no? L'Adam è vicino. Sì, ok. L'Adam è vicino più o meno, parliamone. Madonna, che prurito. Potrebbe. Potrebbe tranquillamente, basta. Ok, ciappa tutto. Di nuovo questo. Ovviamente non sono tutti dei piccoli pedofili di Adam. Perché sfuggi alla salvezza? Dannato, proiettili a voi non vi fanno proprio un cazzo, eh. Buonanotte, Franco, grazie per essere stato con noi, bello. Ci vediamo giovedì. Passami un buon mercoledì, bello.
Cazzarola, però da tutto l'inizio proprio del livello è qualcosa di greve, è qualcosa di veramente greve. Lascia stare. Porca Eva. Cioè, per carità, è un gioco molto veloce, quindi te li rifai tranquillamente i livelli. Madonna mia, sono tutti sciolti ancora di più. L'hanno un po' cambiato come il... l'essere ricombinante. C'è cielo. Sì, salve. Continuo a dire che secondo me la speedrun di sto gioco è bellissima, con tutti i plasmidi e cazzabuboli. Allora, poi ci dobbiamo rifare tutto il parco di divertimenti di qua. E poi la sorellona. Sulla superficie il contadino lavora la terra, usando il corpo delle braccia per avere una delle sue. Ma i parassiti dicono no, quello che era tuo ora è nostro. Noi siamo lo Stato. Noi siamo... Cosa gli ho tirato dietro la testa? Ah, delle munizioni. Ok. Sì, lo so che c'è l'Adam, cucciolina. Stai un attimo tranquilla, perché sennò ce lo piantano in culo a te e a me. Dammi un attimo. Vabbè, ma quindi la Big Sis manda in persona Big Daddy? Ah, manda in pensione. Se ci apre il culo, sì. Se ci apre il culo, ha voglia. Peccato che la apriremo noi. E fu così in realtà che muoio come uno stronzo adesso. Ma dettagli. Tutto. Vai. Vedi la luce. Io non ti odio, Delta. Anzi, mi preoccupo per te esattamente tanto. Sì, stai un attimo calmissimo. Quanto qualsiasi altra creatura senziente. Ma non posso sacrificare un migliaio di figli per un solo figliolo ribelle. Perché? Boni. È diventato COD. Guarda lì che vanno alla stazione della cura le merde. Va alla stazione della cura la merda. Dai merda. Non posso neanche attaccare? Ah no, ok. Minchia la trivella comunque. Le build mini di questi giochi diventano sempre devastanti. Hai fatto a mamma o a papà? Sempre. Sì, tranquillo. Ok, capo, ora abbiamo quasi tutto. Prendi il carburante, Adam, che questo ci serve. Per avere il resto, sbarazzati di quella sorellina. Dai, tranquillo. Nel laboratorio dovrebbe esserci uno di quei loro condotti. Portala là. E poi è bello che c'hanno i condotti proprio per tutta Rapture. Curetta tattica. Oh! Ma è uno di quei macchinari che va... Visto una scintilla, ho detto non si sa mai. E invece. Allora, controlliamo giusto qua. Veloci, veloci. Succhia tutto, tu. L'abbiamo fatto. Io penso che veramente se li giocassi in modo veloce e rapido, sti robbi durano 3 live. Che è? Amber. I cani! I cani. Va bene, signorina. I cani.
Ta ta ta, andiamo di qua. Dovresti apparire, no? No, mi ricordo che c'era un tizio. Cosa? Finito. Ah, è quello. Mi sa che c'è... hanno mantenuto lo sneak attack. Bravi, fighissimo. Era una roba che adoravo. Pipì. Disamai. Se il mood è questo, vedo pure se ci sta qualche chiave per mettere veramente il quick save. Non credo, perché è un gioco abbastanza vecchio. Però non si sa mai, eh. La 2K, le piccole magie della 2K, non si sanno mai, ragazzi. Sulla superficie, lo scienziato investe le sue doti mentali su una singola, miracolosa idea. Esatto, se F5 spara, non lo so. E poi chissà perché cosa spara. Poi c'è questo. Oh, Kiborso, grazie mille per i raid, belli. Benvenuti, benvenuti. Come state? Come la va? Come la va? Chi è che mi dà dello squilibrato? Sono solo armato di trivella. Benvenuto, bello, da quanto? Ma non te la darò mai la mia bambina, ma che cazzo vuoi? Vecchia bastarda. Il lupo che non ho ancora finito di parlare. Buona. Questo potrebbe funzionare. Pick. Come la va? Come la va? Giocando a Sea of Thieves. Io per un periodo ci sono andato un po' in fissa. Per uno di quei giochi che ti ci devi mettere. Buonasera. Aspetta che ha messo un colore un po' così. Nekusuku per la prima volta. Benvenuto. Io lo sto giocando per la prima volta e mi sta intrigando veramente un botto. Veramente, veramente un botto. Pipipi. Purtroppo il gioco è crashato e mi sto rifacendo il livello controllando ovunque. Però è la vita. Salve lei. Allora noi dobbiamo andare di qua, ma andiamo a controllare come prima qui. Questa roba qui come si chiama? La... ah, perché è una Coca-Cola, non è una birra. Ecco perché. E di che, bello, e di che. Anzi, grazie ai modder che si ricordano sempre di farlo. Torlas the Werewolf, grazie mille per il follow, benvenuto in taverna. Di qua non c'è niente. Prigo. E benvenuto anche per la prima volta in chat. Lei, ciao. Qui c'era qualcosa. Mi pare di no. Forse è qua dietro. I bambini hanno dei doveri. Andranno in guerra e moriranno. Il cane paletto. E sali, Dio Cristo. Ah. Tutto qui ha avuto molta sfiga su Sea of Thieves, mi dispiace, beh. Quello è un gioco dove se incontri anche determinate persone diventa un piccolo parto. Di qua abbiamo fatto. Controlliamo giusto qui. Prendi la roba. Dov'è il signorino? Lo sento ma non lo vedo. Eccoti. Pipipi. Ma tranquillo, tranquillo, anzi grazie ancora per il ride, bello, dormi bene, o buon proseguo. Ora la Tenenbaum preferirebbe buonanotte, che tu trasformassi quella sorellina in una bambina normale. Non la trasformo in una sorellina, la sciolgo. È la mia bambina, non la toccare. Di ricompensarti. Ma Rapture è una città che gioca d'azzardo e quella creaturina che porti sulle spalle è un piatto no. Molto ricco. Bisogna no. Voler vincere. Ti cala quel tacco le dita. Potrai permetterti più di un semplice plasmide. Pensaci. O giù o noi. Sti o cazzi. Loro. Ma tranquillo che la mia trivella basta per entrambi, dai. Oh, c'è un azzurro. Le. Mi sa che non l'ho preso. Non l'ho preso. Pa-pa-pa. Oddio, pensavo fosse una persona. Qua c'è una camera della vita. Sì, lo so. Salva. Ah, minchia, ma in realtà... siamo proprio senza armatura. Ah,
il nostro uomo di latta ha un cuore, dopo tutto. Secondo me è solo un peso qua giù, ma è comunque abbastanza Adam. Recati alla Hall of the Future e ricombinati con incenerimento. Ah, salviamo, sì. Effettivamente siamo senza armatura. Perché c'era della carne, o me lo sono immaginato. Ho visto un braccio, vai sorellina, sì, belline loro, qui le adoro. Forse è perché magari ci abbiamo pure noi una sorta di condizionamento mentale. Cioè ci siamo visti con... dammi la Coca-Cola. Ci siamo visti con l'armatura nel riflesso iniziale. No, era una birra. Perché però, essendo un Big Daddy, noi ci vediamo in quel modo. Dopo lo riguarderò quando la monto la live. Lo riguarderò. Ah beh, è vero che qua c'è sta la sorpresa adesso. Qua c'è la sorpresina. E vabbè, siete fatti da Damantio. Quanta merda. Due. Lester. Che bello, vedo l'ombra. Suka. No, il primo l'ho giocato. Cioè, a meno che appunto... Però vedete, pure nell'ombra... Cioè, io sono corazzato. Cioè, nel senso... Quindi quel braccio umano... O è in realtà è Jack, perché se non si spiega... Vabbè, o poi mi risponderanno sicuramente, per carità del cielo, ripeto. Qua almeno le cose te le dico, non devi andarti a leggere l'ira di Cristo Redentore. La roba della cura me la frego. Adesso dobbiamo andare a fare a cazzotti con la sorellina. Perché vabbè, noi siamo speciali, che poi in realtà non è che siamo speciali, perché è semplicemente che Delta è uno dei primi Big Daddy, quindi si collega soltanto a una sorellina, c'ha procedimenti in meno e compagnia. Può essere anche, cioè magari hanno, che ne so, fatto letteralmente il riutilizzo dell'animazione del primo, però nel primo tu avevi il maglioncino. Quindi, onestamente. C'è una cassaforte. Anche perché, ripeto, lui non ce l'ha. Cioè, lui, almeno per quello che ci hanno fatto vedere, lui non ha il plasmide che diede la Tenenbaum a Jack. Quindi non le può liberare. Detto semplice e puro, qui come cazzo si entra? Ci sto io sul vetro. Ne cazzo? C'è un buco sopra. Devo sfondare la porta, cazzotti. No. Gna. No. Vabbè. Tanto non credo che andremo avanti di capitolo, ragazzi, perché si è fatta una certa. Voglio soltanto, sapete, riarrivare a paro. Comunque salva, tra l'altro è vero, risalviamo. Ma dalla mappa non ci sta. Non ci sta né sopra né sotto niente, Star. Ma li controllo. No. Minchia, ho capito che sei scarico, zio, però non fa tutta l'animazione. Deve fare tutto. Oh, sono scarico. Mentre viene trapannato di colpi. Vaffanculo. Allora, salva tutto. La sorellona con questa roba. Allora, controlliamo. Che c'è? Sì, lo so, volevo aprire la mappa in realtà. No. Togliamoci dal cadavere. La mappa. Perché è questa stanzina qui. Ma non c'è... C'è forse...
dal corridoio c'è un buco da dove mi posso lanciare? Può essere? Cioè non da qua. È quella roba lì. Però, cazzo, l'avrei visto un buco. Nel senso, è qui sotto. Sotto non c'è niente. Di qua. Di qua non c'è niente. Neanche lì. Lo scopriremo la prossima volta. Andiamo a fare a pizze con la sorellona. Che tra l'altro è debole al fuoco. Bello come sia molto differente dai daddy. Cioè pure lei c'ha le sue robettine. Tu prosciugheresti il popolo del suo stesso sangue. Rapture è come un corpo, Delta. Non l'avevo vista io la volta scorsa. La Big Sister è la mano. Bella. Quando Rapture parla di te, dice solo questo. Bella, bella. Buonanotte, pasta. Grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. La tua giornata è finita. Allora, incenerimento. Easy. Miglioramento salute. Evade. Congratulazioni per il tuo recente acquisto del plasmide incenerimento. Immaginiamo che Tom vada a un romantico appuntamento con una ragazza. Oh, una festa! Ma è un vero mortorio! Carl vuole accendersi un sigaro, ma nessuno ha un accendino. Ok, non l'avevo sentito prima volta perché avevo infartato, perché si voleva accendere la sigaretta con incenerimento. Furbo, sbagli per un pelo, ti fai partire tutta la faccia, diventi coso teschio di Capitan America. Chi sa in inglese? Mi piacerebbe un sacco sentirla in inglese. Tu dici ci stanno dei difetti, ma anche dei guadagni, giustamente. Tu vieni con me. Puttana. Che poi povera, che questa è una sorellina che si è trasformata. Tua sorella. Buono. Oh, minchia, come te piotta in bocca. Ho capito, se vuoi morire magari. Corri! Ma fa culo. Oh. Che tanto fatti vedere. Diamine, figliolo. Persino una Big Sister non riesce a fermarti. Bene, torna indietro e tra l'altro mi sa che c'ha delle siringone per l'Adam. Questo parco dei divertimenti da 4 soldi. C'ha delle siringone per l'Adam. Non ha una vera e propria armatura. Ha soltanto lo scafandro. Dietro, bellissima estetica. Allora, salviamo che Bonnie, che sennò crasha tutto. Non si sa mai qui. Però bellissimo il design di ste robe, perché c'ha dietro la gabbia dove le mette con i fiocchettini, perché comunque non è che gli vuole male, perché se no le sgozzerebbe. È quella dove mette le sorelline. E anche lei ha una mega siringa, perché quel serbatoietto lì è il serbatoietto dell'Adam, soltanto che lei ce l'ha molto più grande, perché giustamente è una Big Sister. Quindi è per questo che anche magari è più potenziata e c'ha tutti sti plasmidi. Ma che bello, cioè bellissimo quanto un'estetica, porca puttana, ti può raccontare di un cazzo di PG. Sì, esatto, è senza armatura, quindi è proprio dura. Figo. Andiamo a fare quel fight lì e poi ci salutiamo, ragazzi.
perché sennò se spizzo dietro l'angolo mi incuriosisco, se mi incuriosisco facciamo un'altra volta 4 ore di live. So cazzi poi. Buonanotte, grazie per essere stato con noi, bello, dormi bene. Ci vediamo giovedì. Pipipi. È dato domani, è il compleanno sia di mia madre che di mia sorella. Io lì li ho trovati tutti e tre belli, che cosa? Ah, dici sì, ma infatti questo non ho capito perché ci sono state così tante lamentele, onestamente. Perché da quel poco che abbiamo visto in questa prima live è veramente bellissimo. Perché non devo fare, perché devo prima scioglie. Perché ti stringe l'occhio a tantissime cose, ti amplia la lore, ti dà delle spiegazioni sulle sorelline quando crescono, che fine fanno. È veramente figo. Poi la cosa di farti vedere un'altra prospettiva eccezionale, in cui sì, ok, non è che aiuti le sorelline, ma le aiuti da Big Ora Daddy. Apri la galleria dalla cabina di sicurezza laggiù. Qua siamo morti. Io uscirò e salirò perché sul non treno. Ho vita, ragazzi. Infatti ho fatto una cazzata a non mettere le trappole. Non so perché è stato, forse perché viene visto come DLC del primo, ma secondo me neanche tanto, perché parla proprio di una roba totalmente differente. Mi piace guardare un uomo negli occhi quando gli do la mia parola. Tu e io, ragazzo, ne vedremo delle belle. Anche perché è letteralmente un papà che va a riprendersi la propria sorellina. Però penso per dargli una vita normale a questo punto davvero. Il golem di Sinclair col compito di bloccare le braccia di Rapture mentre lui fruga nelle sue tasche. Mo so cazzo. Tu sei conscio della tua condizione. Chi, mi chiedo, potrebbe essere così crudele? Costringere un uomo senza volto a guardarsi nello specchio. Boni. La Lem ci aspettava. Esci con le armi spiegate e sali a bordo. Oh, non ti basto! Dove diavolo? Per il comune, per il bene comune. Ho bisogno della tua guida, mio no, signore! No! Ma... Minchia, ma c'ha... Che hai fatto veramente tanto per il controller, Hai fatto veramente tanto per il controller sto gioco, ragazzi. Ah, cazzo. Buonasera, Fadal, come stai, bello? Benvenuto. Vabbè, che tanto qua non ti danno... Non ti danno dei malus. Me la sono dimenticata, sta cosa. Puoi letteralmente rispawnare all'infinito. Sono felice che mia madre non possa vedere. Ma no! Salve. No! Sapete che twist questa? L'ho ucciso. Poi gli sbuchi dietro. Pom! È tipo il meme dell'astronauta. Dietro tradimento, Dio Cristo. Ok, luttiamo tutto. No, non salgo. Non salgo, signorino. Giusto qua dentro. Andrew Ryan. Ah, lui era nascosto qua. Il libero mercato, una specie di spirito guida che ci avrebbe portati alla fine dell'arcobaleno. Secondo me, invece, è uno zoticone. È la stronata di Returnal, sì, è lei. Anche un nichelino falso. Così Andy divenne il fantasma di se stesso e io ho sfornato più nichelini della zecca di Stato. Va bene, in realtà questa è una cosa che si fa anche tanto ai nostri giorni, perché dicono il mercato libero è una roba importantissima e cazzi e mazzi vari. E noi oggigiorno sotto il punto di vista economico ne stiamo a vedere, cazzi, ragazzi, appunto perché ci sta il mercato libero così tanto libero. Andiamocene di qua. Cioè il mercato libero è buono, ma c'ha anche un sacco di contro. Io adesso sto facendo torno a Windows. Vediamo se crasha la live. Torna a Windows. No. Ok. Esatto, succedono, ma si sta vedendo per esempio, che ne so, oggigiorno con la benzina già, con tutte quelle robe, però vabbè, non sono queste le live adatte. Per adesso figo, per adesso veramente tanto tanto figo, mi piace tantissimo il mood, hanno fatto un sacco di fix, perché hanno fixato l'audio che finalmente era una roba che nel primo mi dava la testa, perché non è che era brutto, ma sapete quel tipo di audio che non ha filtri?
cioè che proprio ha spina nell'orecchio, quindi se ci sta un'esplosione non è che ci sta qualcosa che lo attutisce, qualcosa che te lo filtra per non rendertelo fastidioso, no, è proprio il file audio che ti parte nelle orecchie. E quella già è una figata, già ti so, i robottini che non sono delle mosche di merda che non ti fanno capire un cazzo, il fatto che c'è l'audio spaziale, diciamo sotto il punto di vista tecnico, figo. Che poi non mi ricordo se fosse così, marci anche nei vecchi giochi, ma secondo me sì in realtà, ma semplicemente perché era l'Xbox 360. Cioè erano, ma pure se voi vi giocate Battlefield 3 oggigiorno ragazzi su PlayStation 3, ma guardate che vi spacca i timpani, ma non è perché erano file audio di merda, è che oggigiorno c'hai il 7.1 surround, c'hai tutte quelle cose dove se tu butti dentro un audio che era stato fatto per l'impianto stereo, che era destra-sinistra, diventa una merda, cioè perché proprio è come se tu metti al posto del DVD la cassetta, cioè sono quelle cose che purtroppo andando avanti è un casino. Però mi intriga proprio la storia, perché mi piace vedere sempre Rapture però in una veste completamente nuova, perché Rapture dove adesso comanda questa, dove adesso c'è quel mood. E chissà perché la gente ha detto un sacco di cattiverie. Poi in realtà, ripeto, io ho vissuto metà e metà, perché c'era della gente che mi diceva figata assurda e c'era della gente che mi faceva meh. Cioè non che era merda, però era, dice, boh, puoi anche saltarlo. Forse perché è una storia che non aggiunge niente. Cioè, però boh, nel senso, Bioshock in generale non mi sembra una di quelle storie alla Dragon Age, no? Che tu dici, vabbè, ecco, nel primo capitolo con Malbert ho fatto queste cose, nel 2 hanno detto, vabbè, cazzi, non me ne sbatte niente. Mi pare che è una roba molto, tra virgolettoni, dritta. Il 2 è molto discusso come gioco, c'è chi lo ama e chi lo... questa cosa non l'ho capita. Cioè, io capisco che tu dici, questa roba me la potevi mettere come DLC. Dipende anche quanto dura, perché se in realtà poi è un gioco fatto e finito enorme, DLC un cazzo. Non, no. Dipende anche da che cosa narra. Io penso narrerà di come sta bambina, già me la sono dimenticata, Eleonor, verrà cacciata fuori, ma perché tanto già immagino che il fine ultimo è risalva tutte le bambine, salva questa in specifico, ridargli la vita normale. Poi chissà, ripeto, figata se le cose di Bioshock 1 e Bioshock 2 mi si ricollegano a Infinite. Perché alla fine, se uno ci pensa, le bambine che tu salvi all'interno dei Bioshock poi ritornano fuori. Cioè, quelle sono bambine che sanno, hanno fatto... o paradossalmente sanno anche fare, vista Eleonor. Perché Eleonor, io mo, da quel poco che ho spizzato, da quelle visioni che mi ha sparato e flashato, mi sembra normale. Cioè, mi sembra una bambina normale. Forse perché c'ha qualche plasmide in corpo? Potrebbe essere anche. Peggio me sento. In Infinite avrei risposte, anche perché io non so però come siano collegate. Cioè, grazie al cazzo perché non l'ho giocato, però... sono due cose talmente tanto proprio contrarie che io non so come si possono collegare, a meno che non sarà qualche cosa del tipo qualcuno da Rapture fino alla fine è riuscito a cacciare fuori i plasmidi e hanno creato la stessa cosa però nel cielo. Cioè, una roba del genere. Però per adesso godiamoci il 2. Però figo, hanno anche ribilanciato la difficoltà. La difficoltà è tanto bilanciata. Hanno reso i nemici un pelino più duri, l'hanno resi un pelino più forti e a te ti hanno reso anche un pelino più debole, un pelino meno forte. Cioè si vede tanto sta cosa, perché ti tirano veramente tanti, cioè tanti, ti tirano tre colpi in bocca e ti devastano. Poi quello credo anche che sia che devo rientrare nel mood, Cioè questo è uno di quei giochi che dovete un attimo rientrare perché è molto... arcade. Hanno messo tantissimo auto aim, ma tipo non deve stare per forza in quell'anello, se nello schermo dove stai sparando più o meno c'è qualcuno gli arriva in bocca, perché la sorellona si è presa, e anche, come si chiamano, anche i nemici che abbiamo affrontato alla fine, si sono prese talmente tante palle di fuoco sui denti che non erano mirate, io ho fatto me coglioni. Quindi una volta che entri nel mood anche con quella roba, tanta roba. Io devo
e fixerò, cercherò di fixare sta roba. Se devo, se il fix è farlo partire a 120 frame, lo farò partire a 120 frame, che ci si può fare, belli. E niente, vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo, domani non c'è la live, ci vediamo giovedì con Baldur's Gate, che finalmente andiamo in un'altra mega zona nuova e si esplorano tutte cose. Poi settimana prossima farò una storia per farvi rivotare il ricambio di classe e cazzi mazzi vari. E niente, spero che la live vi sia piaciuta, vi ringrazio per le pubblicità, gli abbonamenti, follow, i ride, tutte cose. E niente, ricordate sempre, Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte Fatal, buonanotte Kyle, fammi vedere chi altro c'è. Vedo anche ancora un Axel, una Gretima, una Lilith bellissima, una Nico, anche lei bellissima, una Skeller. Anche i nostri maschietti sono bellissimi, ovviamente, non facciamo doppio pesismo. Fammi vedere, mi sa che ho già detto Gretima, forse anche Yuki dovrebbe essere una persona, ma non me lo ricordo, belli. Ma niente, buonanotte, ci vediamo giovedì. Ciao ciao. Inside.